Vabbè, vendi la tua anima alla Warner. Questo contratto c'è scritto: se voi accettate siete transfobici, ok? Ecco perché la prima volta mi ha chiesto di attaccare tutto. Ma quindi quel cazzo di test del minchio che abbiamo fatto serve a qualche cazzo? Tasso rosso, corda del cuore di drago, alloro, 12 pollici e me... 12? Madonna, quanti pollici di bacchetta? E chi è che è bello graficamente comunque? Aspetta, c'è anche il colore dei capelli qui. Mamma mia. Drago be like. C'è un rossiccio. La prima volta che vedo in un cazzo di gioco i capelli rossi fatti come Cristo comanda e non nucleari. Sembro indiano. Come cazzo? Beh, è vero, perché in live si vede più marroncino. Ma che cazzo vuol dire? Sembro color caramella. Ci sono le cicatrici. Addirittura. Ma io non lo facciamo normale. È una persona normale. Non è andata a fare i cazzo di Avada Kedavra in culo alle mucche. Vabbè. Oh mio Dio, ma così inizio, proprio all'inizio me li fai vedere, cioè me li fai vedere, me li fai intuire, perché non è che li vedo. Però è un buon punto, il nostro personaggio non ha avuto dei traumi infantili. Figata, i Telstall, bellissima come cosa. Non posso aprirlo, è protetto da un incantesimo davvero molto potente. Ovalo Mora, se apre. Nell'81 questo è... Credo sia morto il signorino. Mi sa di sì. Manco era nato, sì, infatti, sì. Oh, ah, che bello! Che cazzo di dettaglio bellissimo! Vediamo i Telstall perché abbiamo visto morire quel povero Cristo davanti ai nostri occhi. Gli sappia Nictus. Ah, guardati attorno. Ok, minchia. Ma siamo in game, io pensavo fossimo in una cutscene. Un oggetto magico che porta chi lo tocca in un posto specifico. Ma che cazzo stai di? Questa è la grafica in game. Cioè, per carità, siamo tutto ad ultra con l'RTX e la madonnina dell'ingoronata di San Gennaro. Ma porca troia! Il computer sta qua sotto che sta andando tipo sì, fortissimo. Però cazzo! Faro. Questo mi serve anche... Vabbè, lasciamo perdere, va. Ho capito, la madonna. Capito, reparo. Se per sbaglio lo punti verso un'antica rovina romana, è la fine, ricostruisci il Colosseo. Porca troia. Che cazzo vuol dire? Deve esserci qualcosa per... Revelio, forse. Revelio? Sì, un incantesimo di rivelazione, ora o mai più. No, no. Vediamo no. Cosa ci sfugge. No, no, no. No. No! Gesù Cristo, no! Io lo so che cazzo è Revelio! È tipo Dark Souls 2! Io ovunque andrò... Revelio... Tutto il tempo sto... Perché tanto lo so che serve per i muri invisibili! Porca troia! Come su Dark Souls 2, X su ogni muro di merda! Su ogni muro! Che cazzo è questo? Per impararti l'incantesimo così de botto? Figata! Oh, non devo farmi acchiappare? Lescerò tutta la scuola con Revelio, sì! Perché non si sente lanciare Revelio a cazzo? Ah, d'altro è proprio un pulsante apposta! Revelio! Lì, ho visto qualcosa. Avvicinati un po' e riprova. Oddio, no. No, io, ragazzi, è bella come cosa, però vaffanculo. Addio. Revelio, madafada. Proprio molto Batman, figata. Bravi. La posso tenere premuto? No, devo spammare l'R2 del mio controller, ragazzi. È la fine. Però figata. Qui ci sono vari incantesimi e robettine. Ah, sono un coglione, non ci avevo pensato. Tieni premuto triangolo durante protego per contrattaccare stordini nemici con Superficium. Allè, va bene. Ah, quindi posso intrattenerlo anche, figata. A lei. Ma che bello! Ma è molto fluido il sistema di combattimento. Ma che figata! Molto fico! E abbiamo ancora l'incantesimo standard, quindi... Ah beh, aspetta, no, devo fare vero. Attaccatemi, scusate, stavo menando tutte cose. Non l'avevo capito. Ma perché quello? Che t'ha fatto quello? Meglio a quest'altro. Vabbè, ok, è molto Batman, quindi siete dei cazzo di Daredevil. Ve la sentite qua la roba che arriva? Il vostro R2, ve lo dico, a fine game non lo avrete più. Però dettagli. Minchia, ci ho preso! Non blind, palesemente, non sono blind, ragazzi. Anche perché finiranno le tre cose che conosco del mondo. Ma scusa, ma l'ho appena trovata, già me la scassi. Ah, è un ricordo. De chi? Buona sapesse. Ah, affoghiamoci nel pensatoio. Comunque il cappello magico, pericolosissimo. No, accetto la casata, tasso rosso. Casa tasso rosso, nota per la pazienza, la realtà e il duro lavoro.
io non sapevo che Tasso Rosso fosse, cioè, avesse questi tratti. Ok, va bene. È cambiato qualcosa nella divisa? Forse è diventata più rossiccia? Avrete di certo molto da fare prima delle lezioni di domani. Ok. Vabbè, sta di andare in affanculo. Ecco, siamo all'ingresso della sala comune di Tasso Rosso. Un birrificio. Sarebbe l'ingresso. Esatto. Ti spiegherò cosa devi fare, ma esito a farlo io perché basta un tocco sbagliato per fare il bagno nell'aceto. Ed è spiacevole. Tocca il secondo barile a partire dal fondo, seconda fila, al ritmo di Tosca, Tasso Rosso. Non devo farlo davvero. Ok, madonna, già mi ero dimenticato. Scusa, ma può entrare chiunque? Ottimo. Ora entra e va a dormire. Ma quanto fluida quella cazzo di animazione, quasi magica. Esordio Hogwarts. Ok, eccoci. Qui. Vabbè. Non chiederò qui. Ma vabbè, ho capito, ma siamo dei cazzo di maiali, ma mangiamo tutto. Ma che bella! Ma guardate che sembra la cazzo di casa di un hobbit. Ma che bella, cazzo! Sarà meglio presentarsi. Ma che cazzo me ne frega di questa? Io voglio vedere il piccione! Madonna mia! Ma quanta cazzo di cura per i dettagli c'ha sto cazzo di posto! Che cosa si fa qua? Ma basta magnare tutto! Ma porca, io penso che ci sta qualche animazione con la bacchetta. Figa, questo magna tutto. È come me, effettivamente. Quanto piccola quella signorina? Tu non aver paura, non amicetto! Non aver paura, no! Peccato. Oddio, ma tra l'altro ci ho fatto caso adesso. Siamo nella stessa casa di Newt Scamander, porca troia. Io voglio i cazzo di animali magici. Voglio prendere un ornitorinco magico. Visto che inizierai direttamente dai corsi del quinto anno, dovrai rimetterti in pari con i tuoi compagni. Anche detto, adesso ti rimpinzeremo dei incantesimi. Aver discusso con il preside e l'ufficio per l'istruzione. Diventano un mangia morto, è contento, no, si scherza. Abbiamo pensato a un sistema straordinario per garantire il tuo successo negli studi. Ovvero corromperemo tutti i prof. Dimmi tutto. Ecco qui. Che bella l'animazione degli incantesimi, cazzo. Cos'è? Il trailer della serie. Ti aiuterà a tenere traccia di ciò che hai imparato. Così potrai padroneggiare ogni materia del quinto anno. Anche detto libro. Seguimi, ti mostrerò di cosa parlo. Che bella lei. Segui la professoressa Weasley. Immagino che l'inizio del gioco sarà tutto segui X. Scusi, sto aprendo cose. Cerca di stare al passo. Dammi e fammi esplorare un attimo. Micchia quanta gente che gira. Cosa? Ti mostrerò come usare le fiamme della metropolvere per spostarti più rapidamente. Un punto di viaggio rapido della fiamme della metropolvere. Puoi aprire la mappa in qualsiasi momento per viaggiare rapidamente verso le fiamme. Questa l'hanno tolta poi negli anni successivi, perché visto che la metropolvere te sbagli un attimo, te porta a fanculo. Dicono aspettate, forse potrebbe essere un problema. Vabbè, che in realtà non è vero, perché tu non ti puoi teletrasportare fuori Hogwarts. Quindi mal che bada ti teletrasporti nella foresta proibita e muori mangiato dai ragni giganti. Potrebbe fare molto più un bel risparmio di tempo. Queste scale conducono dirette alla sala centrale. Da lì è possibile raggiungere velocemente qualsiasi punto del castello. Minchia, comunque l'RTX è bellissimo. Si vedono tutti i riflessi, tutte le cose. Ciao, come stai? Revelio. Nel dubbio, non si sa mai. Ma io voglio esplorare. Ho capito, vengo, arrivo. Fammi scendere. Corri, 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 ti prego. Ok, arrivo signora. Ah, perché gli stavo sopra, quindi mi aveva rallentato. Ho capito che per adesso è segui il tutorial, non rompere i coglioni. Serve sempre. È il cuore dell'alveare. La nostra stazione di King's Cross, per così dire. Madò, dove cazzo devo andare i bus? Di qua. Questo incantesimo si chiamerà così, sì. Stupeficium! Stupeficium! È il tuo meglio? Bombarda! Vabbè, ho capito.
Mi sembra un po' too much. La cosa che davra. Così. Cazzo lì. Però sono curioso di sapere come puoi impararle quelle maledizioni. Perché non credo te le fanno a scuola. Levioso. Ma perché è levioso? Ma perché poi l'hanno ritradotto per bene e non si traduceva leviosa? L'hanno lasciato, che ne so, molto latino. Ma è una qualche combo che devo fare o è premi il pulsante? L'incantesimo base. Visto? Il manichino ha deviato la magia. Perché è imparata? Lancia prima levioso, poi l'incantesimo base. Quindi... Oui! È fatto! Ma che tanto che belle le pose, perché sono molto scattanti, ma veramente veramente bello. Ma il modo migliore per fare pratica è il duello. Ah, proprio così! Con voi due. Duellanti ai vostri posti. Ecco il tuo benvenuto a Hogwarts. Oh. Sebastian, ti apro il culo. Userete solo levioso, incantesimo base e proteggo. Potete iniziare. Ok, primo duello. Sarà un gioco. Levioso. Cura. La fortuna non c'entra. In ottima forma. Lo so. Proteggo. Stupefacente. Levioso. Ok. No, signore, risalga. Non è risalito. Sì, si è rotto il collo. Se io ero caduto così mi ero spaccato in mezzo. Per goderci una bella boccata d'aria fresca nella foresta oscura con i ragni. Non ci sono ragni giganti, vero? Sto aspettando un bel no. Come, certo che ci sono. No, che non ci sono. Verso allegro. A me mi sembra che sta avvenendo. Però va bene. Verso amichevole. Oh, ma che cazzo di sottotitoli so? Come lo usi in fight, però? Prendi una persona, la tiri, la sbatucchi per terra. Ah, sfida. Va bene, sì. Lei è figa. Va bene, vaffanculo. Oh, mamma mia, son venuto. Professore, si tolga dal cazzo, per favore. Boom. No. Sì. Però si può fare, figata. Può letteralmente bocce, ragazzi. Te scassino la sera dura, non se può. Peccato, peccato, devo lo rubare a casa. Te la cavi con incantesimi. Hai visto, sì. Oddio, ci ho fatto caso adesso. Sembro Tom Riddle, vagamente. Ci ho fatto caso adesso con sta luce, porca troia. C'ha dei momenti in cui... Mica, se provo a usare Lumos dentro Hogwarts, penso esplode il PC. Talmente tanto RTX parte. Madò. Capite? È questo che fa esplodere il computer. Io non so se voi lo vedete. Vedete tutti questi strameo di riflessi ovunque, sul legno, sul parquet, sulle finestre, sui tavoli, sulla madonnina dell'in... Questa è una roba che il PC ve lo spacca a metà, Ancora più su si può salire. Saliamo ancora più su. Sì. Dove cazzo stiamo andando? Ma qui poi ti dici che ti perdi ad Hogwarts, arrivi in ritardo a lezione. Ma arrivo in ritardo a lezione, sì. Ma è vero che c'avevo Protego, me l'ero anche dimenticato. Va bene, Pix. Dopo scuola con la Weasley. Andiamo. Dove cazzo bus devo andarus? Di qua. Ok. Oddio, no. Ma posso fare tipo... No, 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 non sai com'è morto il mio figlio a scuola. Si è lanciato dalle scale come un rincoglionito. Maronna. Questo mi ricorda tantissimo quello che c'era in uno dei primi giochi della PlayStation 1, che era proprio questo corridoietto. Però... Ma mi sa che è proprio quella, è proprio l'entrata di Hogwarts, sì, è vero. Questa era... Questa... Cioè, sulla PlayStation 1 erano tre texture, chiamiamole così. Madonna, ma che bello, cazzo. Madonna. Minchia, qua quanta roba c'è da fare, ragazzi. Porca puttana. Oh mio Dio. Chi se lo ricorda questo? Vediamo quanti sono vecchi. Stai zitta, Unai. Chi si ricorda questo? Chi si ricorda la statua del maiale volante boss fight? Mamma mia, ma che cazzo. Comunque sì, Hogwarts è pesante come la merda, ragazzi. Però qui fuori si va veramente di Cristo. Andiamo, andiamo. Madonna mia, però che bello, ragazzi. Intanto ho letto di recente che hanno fatto una recensione dando 1 su 10. Sì, penso sia stata una di quelle classiche recensioni di merda, Nico, per la situazione che ci sta un po'. Che belli, Terstal. Funghi che saltano, quindi saranno interessanti. Cappelli di fungo saltano. Che c'hanno paura, teneri. Venite a casa che vi cucino. Madonna mia, ma poi quanta cura per i dettagli ovunque. Cioè, questa è veramente misa di mappa che si sono messi a mettere la singola pietruzza, porca troia. Madonna. Eccoci arrivati. Non so proprio da che parte iniziare.
I tre manici di scopa è il posto perfetto per gustare una burrobirra, mentre da Mielandia puoi trovare tutti i dolciumi che desideri. Non sono mai riuscita a stabilire quale fosse il mio negozio preferito. Cambio idea ogni visita. Ricordiamo, 1 su 10 gli hanno dato. E non la usi tu. Ah, sei tu. Solo un momento. Certo, mi ha sempre intrigato e attirato tantissimo la creazione delle bacchette. Peccato che purtroppo il mondo di Harry Potter sotto certi punti di vista è poco dettagliato e poco spiegato ed è un peccato. Su, brandiscila. Agitala. Che strano. Prova ancora, su, brandiscila bene. Oh, oh cielo. Oh. Beh, direi che non ci siamo, eh? Tanto che c'è una bacchetta là così, vabbè. Non preoccuparti, la troveremo. Vabbè, piano piano, buono buono. No, era 12 pollici la mia. Questa invece è 13. Oh, oh cielo! Santo cielo! Tu puoi tornartene dritta sullo scaffale. Ok, bello però. Si sta rivelando più complessa di quanto pensavo. Quanti wink, wink, wink che fai, fan, comunque. Sì... Tu potresti essere quella giusta. Ecco, prendila. Se ci sta anche la... Ah, ok, sarebbe stato un puttanaio l'acciato, però sì. Tipo di legno all'oro, corda del cuore di drago, rigida. 12 pollici e mezzo. Ma domanda per chi l'ha già giocato. Le vostre bacchette erano differenti esteticamente? Perché probabilmente qua sono tipo... Hanno fatto la combo, no? Cioè, ci stanno sti 4 parametri e in base a quello te la generano. Ah, tra l'altro sì, posso personalizzarla. No, no, mi tengo quella che mi sono fatto facendo il test. A me personalmente è venuto l'alloro, corda del cuore di drago, rigide e 12 po'. Ci prendiamo questa. È la nostra. Bella sta cosa però. Molto molto carina. Straordinario. Con questa bacchetta inizia il tuo brillante futuro nella magia. Ho tutto. Ho capito che cosa intendevi quando dicevi di non sapere qual è il tuo negozio preferito. Passeggiamo ancora un po'. Forse oggi è il giorno in cui riuscirò a scegliere. Cos'è esploso? Perché un troll di caverna? Allontanatelo dagli edifici, via dal villaggio! Beh, farvi caricare dal troll in mezzo alle case non mi sembra il top. Ecco, allontaniamolo dalle case, cheat. Appena... Vabbè, che tanto... Che tanto è un riparo, eh! Ah, proprio così! Madonna! Non credo... Ok, gli attacchi rossi non li posso parare, l'ho capito. No! Madonna, che pizza che ti sei presa in bocca, signorina. Ah, l'ultimo bisogna... Lancio magia antica. E quello cos'era? Era un accio un po' più figo. Batterlo al suo stesso gioco. Mi piace. Nostra... Vabbè, essenzialmente posso tirargli degli oggetti ogni tanto. Ma posso spammarlo brutalmente? Arresto momento lei usa. Sì, lei si è presa una mazzata in bocca veramente... Invocare la magia antica. Vabbè. L'abbiamo fatto implodere. Che cazzo era? Eh sì, cioè, rispetto a quello che sappiamo fare noi, veramente è il nulla. Riparare i danni è ricostruire le pile di pacchi. Va bene. Un'altra avventura ti aspetta, È la magia di Hogwarts, sì. Bello, bello. Io so che continuo a dire che è bello in continuazione, ragazzi, però l'ambientazione è veramente, veramente carina. Cioè, carina. È veramente cazzo bella, altro che carina. Ma scusa, ma la statua mi sta guardando... Cioè, vedete, è pieno di tutte queste piccole cose, quadri, gatti.
oggetti, le statue che si girano, le statue che fanno le cose. È un puttanaio di roba, che madonna. Bravi, 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 cazzo. Veramente bravi. Qua si fanno le cosacce, si fanno. Che cazzo di domanda è, come funziona? Ve menate, ve sparate le cose. Vabbè, mi unirò al club. Cioè. Round dei novizi. Levioso. Posso fare anche questo? Ma che figo! Levioso! Levioso poi? Vabbè. Confringo! Mi dovrò abituare un po' al combattimento. Che cazzo! Ti spacco di legnate! Maledetta! Stupefaccio! Levioso! Anche alla bacchetta! Accio! Chissà se fai con una certa ritmo se cambia, ma non credo. Ma che belli sti duelli. Corvo nero e serpe verde 3? Scusa, ma 3 versus 2? Ma siete stronzi. Levioso. Accio. Ma state a cuccia, bambini. Protego. Stupefaccio. Ma state buoni. Ma l'altra è morta perché la sei... morta, scusa, perdonate, non suonava Avada Kedavra qui, Ma poi mi sono distratto, non è schioppata, no? Beh, per adesso sono triturare, poveri cristi. Ma dopo quest'ultimo round, vogliono davvero farti fuori tutti. Ecco, adesso cominciano a cacciare fuori gli incantesimi proibiti, eh. Ah, proprio... ma che è, un dungeon? Oh mio Dio, ci sono i dungeon! Ma che cazzo stai a te? Cosa dici? Facciamo un po' di luce. Facciamo roleplay, ragazzi. Roleplay. Non mi attaccate. Diavolo. Pare che qui al buio stia benissimo. Quindi forse non ama la luce. Madonna, il tranello del diavolo, che era la pietra filosofale, che mi pare che temeva la luce, no? Ma noi andiamo... o non mi fate sbucaragni perché caccia una madonna fortissima. La vera domanda, tu ce la fai a saltare? Madonna! Vabbè. Ah, siamo dentro la serra. Io una cosa che sto adorando è come sono riusciti veramente a rendere alla perfezione gli ambienti di Harry Potter. Lo stile, il mood. Bravissimi. Con R1 per tirare. Ezze! Poveri lupi. Ho usato tuono di D&D. 8 di 6 di danno, ragazzi. Tra l'altro cacciano subito fuori la pelle. E beh, ho capito, è un lupo, sì, guarda. Ho capito, ma manca sta a far così però, ma che è? Voldemort chi? Esatto, madonna mia, io continuo a dirlo. Gli incantesimi che ha mostrato per adesso il nostro amichetto qua mi sembrano molto più cattivi di Avada Kedavra. Però, se il gioco mi dice di no, cioè abbiamo fatto implodere un cazzo di troll di caverna la volta scorsa. È diventato polvere. Cioè, almeno la Avada Kedavra ti colpisce, però ti lascia là per terra come uno stronzo. No, questo non è neanche così. Tua madre è disperata. È una strillettera. Madonna, comunque tutte queste piccole cheat wink wink sono veramente belli, sono veramente belli. Però madonna, che cura per i dettagli, Cristo Dio. È la stessa cosa che dico anch'io, io non è che sono ultra mega fan o esperto o altre cose, però me coglioni. Ciao belli, dai un pugno al tuo amichetto? No, oggi no. Ma sei una bestia. Devo ancora capire come si sbloccano i talenti, ma penso sia storia, perché a quanto pare noi, cioè, essenzialmente la nostra magia antica è essere stregoni di D&D. Cioè, la nostra magia antica è che possiamo usare gli incantesimi di D&D, perché ho visto per esempio un tuono, un deflagrazione, un cazzo di attacco aereo. Si dice che sei veramente troppo raccomandato. Ah, isso sì. C'ho veramente tutti i power up. Io sono ancora più raccomandato di Harry Potter. E ci vuole, ragazzi. Astronomia è ancora più in alto. Ma ogni volta io devo risalire su sta torre, ogni cavolo di episodio. Chiave di Dedalo. Dove? Sa dove potrebbe condurmi. Cari di dietro, cari. È andata, maledetta. Ah, serve per aprire questo, ok. Un armadietto. Ora come c'è in filo questa chiave? Schiaffeggia. Madonna. La magia, le cose. Boh. L'incantesimo botta sui denti, è sempre più forte, ragazzi. Vabbè, ma la professoressa non ha i piedi?
Non hai i piedi? Ah no, ok, madonna mia ragazzi, sembrava che non aveva i piedi. Porca puttana, vedete da così? Sembrano quelle di Monster Hunter che c'hanno i piedini. E lei chi è, professoressa? Indiana, bellina. Comunque tutte queste quest iniziali sono semplicemente per fare conoscere la roba che devi trovare, gli enigmi che devi fare e compagnia. Sono tipo tutorial di tutte le secondarie. Ah ok, mo sono spawnate letteralmente le chiavi. Un bellaccio. La signora di Corvo Nero? È lei? È la dama grigia, sì! Ciao signora. Vabbè, so che è triste. Ah, questa è la famosa piazzetta. E comunque loro si sono fatti furbi, perché, come ho detto anche nelle scorse live, Hogwarts non è che c'aveva una vera e propria mappa topografica, qualche cosa di ufficiale. Cioè in ogni film, tipo il platano picchiatore che cambiava a cazzo zona, vari edifici che cambiavano e compagnia. Quindi loro che cazzo hanno fatto? Hanno preso tutti i film, le cose, e hanno fatto tutte quelle zone che si vedono chiaramente nei film. L'hanno proprio rifatte uno a uno. E questa è una cosa molto molto furba, bravi. Perché innanzitutto ti semplifica il lavoro e poi ti fa tornare quei cazzo di feels. E non so da sottovalutare, ma perché tantissime volte abbiamo fatto, ah questa è quella zona di quella scena, bravi bravi bravi. Eh sì, aiuta, ma anche perché ogni volta proprio l'hanno raccontato gli stessi registi, andavano dalla Rowling e letteralmente, non sto scherzando, gli faceva sui foglietti di carta, qua c'è più o meno questo, così gli faceva. Per questo io quando dico sempre che purtroppo il mondo di Harry Potter è uno di quei mondi bellissimi ma che è stato veramente poco approfondito, ma nelle cose anche tipo delle cazzatine come la topografia, la natura, la biologia. Poi ci sono state degli addendum piano piano, posso cavalcare ippogrifi e terza. Io però voglio, lo so che sarò fuori dal coro ragazzi, ma io voglio una mount da terra. C'è la scopa per volare, per quanto ippogrifi sono belli, ok? Io voglio un cazzo di bestiolone gigante da poter cavalcare per andare più veloce a piedi anche. Però signorina, tu sei quella ricciolina, sì. Oh, guarda, questa mi piace un sacco. Veramente, veramente carina. Ah, no, vero, fammi sta zitto. Fammi sta zitto. Ah, il ponte laggiù c'è. Vedete pure quello fatto identico. Eh no, mi sa che ancora non c'è, vero? Oh sì. Eh no, perché qua siamo anche prima di Tommaso indovina. È chiusa. Chiusa, devo scassinare la porta ad Hagrid. Devo essere lo zingaro definitivo per entrare qui. Che bello però, madonna. L'ambientazione io ovunque passo, veramente fantastica. Ma anche perché sono un mischio tra film, non film, i vecchi giochi. Cioè secondo me hanno fatto veramente un lavoro di ricerca per tutte le zone incredibile. Scendiamo, posso fare? Sì! E che cazzo ne so, ovunque sono andato non mi facevano lanciare di sotto dei dirupi, perché qua dovrebbe essere differente. No, si mettono a fare l'incantesimo per ripristinare le ossa e poi mentre lo fanno gli chiedono scusa, ma come te le sei spezzate le gambe? Test. Però vedi che là me lo mira. Accio? No, è un pulsante da premere. Mi sa. Incendio. Levioso. Tu Madribus. No, non ha funzionato. Questo incantesimo romano si chiama. È una scuola a parte, ragazzi. Una ranocchia. Ciao. Io non sopravviverei 2 minuti ad Hogwarts. Perché io che ho sta cazzo di tocchicciare, io faccio, oh che bello. Fine. È sparito. Salve. Tutto bene? Dove cazzo sono? Io pensavo la pettasse. Oh. Ricordiamo, 1 su 10, ricordiamo, eh. Sono un universo alternativo. E sono andato veramente nell'MCU. Verrò a cercarti una volta assolto agli obblighi che mi attendono. Allora, sapete che mi sono perso metà cutscene, perché come uno snaso, io durante tutta la cutscene guardavo solo una cosa. Quello lì. Che posso rubare? Dammi la mia gemma! Non si può. Apu bastardo. Ah ok, l'ha caricato automaticamente. Non mi devo far sgamare perché c'è tipo zona rossa all'Assassin's Creed. Disillusione. Che cazzo di nome? La chiave è nel cassetto di quella. Ma se gli spariamo una Avada Kedavra? Senti, cosa faremo? No. Io creerò un diversivo per farla allontanare. Tu recupera la chiave. Ci vediamo davanti al reparto proibito. Sì, devi distrarla però. Aspetta che la distraggo. Bombarda massima. E dai. Ha tirato una schioppetta da una sedia. Quindi se riesco a vedere questa magia antica vuol dire che posso usarla. Questa è malvagia, ma tipo, queste sono proprio le domande alla Tom Riddle. Questa è proprio cattiva di faccia. Sì, mamma.
Neanche quando ti fanno vedere dentro la testa di Tom Riddle. Cioè, è più cattiva di Tom Riddle, è cattiva questa. Questa già ha calcolato tutto, tutto. Pix è amico delle... No, Pix è figlio di puttana, Jorak. È differente la cosa. Già che è rossa... Piacere rivederti, Lenora cara. Oh, ecco. Ne avrai bisogno per la lezione di oggi. Un regalino per tua zia. Io sembro che sono professore, l'aiutante di laboratorio io. Che è bellina però, dai. Tutti quanti qui. L'anno a venire è fatta, di però. Magia e di stimoli, ma la cosa più importante che coltiveremo qui a Erbologia è la conoscenza. È la droga. Ah, ok. Va bene, sto capendo cosa stiamo facendo qui. Vediamo. Avete tutte le cuffiette? Far stare un po' più comode le nostre amiche vegetali. Per prima cosa, copritevi le orecchie. Ah, ok. No, erano gli anni, giustamente, il 1800, quindi stavano ancora. C'hanno il cotton fioc. Ascoltate, afferrate la mandragola. Tra l'altro che bello, l'audio ovattato. E tirate saldamente. Lo faccio pure io, così vi assordo. Veloci! Ora mettete le mandragole nei vasi e poi compattate il terriccio. Salve professoressa, come sta? Mi faccio proprio le sopracciglia. Dimmi tutto. È veramente proprio farming? Cioè devo piantarli qui e aspettare? Ma sono delle tagliole. Guarda lì. Balzano su qualsiasi cosa possano afferrare con quella cavolo di bocca. Mia madre ne ha piantati un po' nel giardino l'anno scorso per te. Ma siete scemi? No, da vicina. Che servono i cani? Mettete questi. Ciao. Oh, che cazzo fai? Aspetta, che forse ci possiamo salvare, ragazzi. Aspettate che forse ci possiamo salvare. Ma sembra stare come su Dark Souls. Scendi! Si è arrampicato da solo, il merda. Non posso salire in qualche modo, tipo... Dai, che magari in fondo al fiume c'è qualcosa. Siamo vivi. Questo è l'importante, ragazzi. Sapete, Skyrim? Ecco, questa è una gigantesca cheat. Ok. Buoni. Abbiamo recuperato. Eccoci. Onai, come sei? Cazzo, mi dice di andare di qua, ma io non ci posso andare di qua. Non puoi fare un doppio salto. Bus. Ok, ragazzi, abbiamo ripreso. Lì è stato un piccolo problema, però abbiamo recuperato, ragazzi. Ma scusava, cioè tu mi hai fatto venire fino a qua per dirmi sta cosa? Fino a qua? Sono goblin. Almeno per un po'. Expelliarmus. Accio. Incendio. Le mani di Ranrock sono sporche del tuo sangue. Le sue no, lui è perfetto, lui è magnifico. E Avada Kedavra è una magia senza perdono. Perché la seconda botta di magia antica che ho tirato un incudine in bocca a qualcuno? Non ne vogliamo parlare? Bubussettete! Aribubussettete! Ma madonna, sì, ho capito, ma raga, ma è una bestia di Satana sto ragazzo. Ho capito perché sono spaventati i vecchi professori, perché quella ha fatto il puttanaio poi. Verrò con lei ad Azkaban se servirà a salvarla. Andiamo. Bene, ma siamo andati ad Azkaban? Ma così? Ma che cazzo stai a dire? Belli dissennatori. Ah, perché solo il tasso rosso vede Azkaban. Expecto Patronum! C'è un coniglietto, lei. Ah, non la sapevo sta cosa. Qui ci sono quest uniche qua, almeno. Ci fanno le visite guidate ad Azkaban, sì. Madonna! Hanno fatto tutto sto pezzettone di Azkaban. Apposta, figata. Adesso non è da poco, fare tutte ste zone. Chi va là? Chi parla? È forse la morte? Finalmente giunta a prendermi? Sono uno studente di Hogwarts. Non è un buon modo intelligente. Helen, so che ci sei. Di avvicinarti, ti chiederei. Ormai parla solo in rima questa. Che c'è?
Ma sei un horror coglione. No, non è morta, non credo. Ma si avvicina una matta così, vabbè. Contenta lei, contenti tutti. Così tra l'altro poi è del mestiere, un auror potentissimo, un rincoglionita. Tu, ma poi quella che cosa ha fatto? Ha scorreggiato nella mano, ragazzi, e l'ha piantata nel collo, non ho capito. Allora, c'è un enigma da fare. È una password. Beh, perché sono segnate dalla magia, quelle che vanno utilizzate, ma mi sembrerebbe... Ah, perché noi vediamo la magia antica. Pensavi di essere più furbo di me, cornacchia? No, è che tu c'hai una cosa chiamata occhio dell'aquila magica. Mia carissima Anne, ben fatto, hai risolto il mio enigma. Sapevo che eri uno spirito affine e l'unica... Non proprio. Incredibile. Qualcuno ha risolto il mio rompicapo dopo tutti questi anni. Hai visto Anne? Mi ha spezzato il cuore. È stata dura senza di lei. Però nel senso, una persona normale che non vede la magia, come doveva risolverlo quel rompicapo? Noi perché sapevamo quale tirare, questa stronzetta qua, come doveva fare? Cosa è quel simbolo lì? No, sono delle ragnatele. Sto andando veramente a fare sta cazzo. Affrontiamo le nostre paure, ragazzi, mi abituerò adesso. Schifo! Va bene. Attenzione, gli stronzetti sbucano sotto al culo. Ma non ho capito, devo distruggere tutte le ragnatele. Praticamente facciamo pulizia etnica dentro la foresta oscura. Penso che ormai l'abbiate capito, ma sono stupido. È semplicemente una tana che questi dopo ogni tot spawnano. È il punto di farming. Anche detto farming dei ragni, ok. Vabbè, non ci staremo lontani a meno che non mi servono. Vabbè, per adesso la foresta oscura non sembra così brutta. Ma lasciamo perdere i ragni giganti. Incendio! Stupefaction! Accio! Stupefaction! Ragnetto piccolo! Continua a farmi gli assist! Continua a farmi gli assist! Vai, vai, vai! Che ti ammazzo la mamma! Beviti tutte le pozze del creato! Ah, veleno. Minchia, sti ragni però è un puttanaio perché si vanno da ovunque. Madonna, non guardarli. Pensa che sono dei coniglietti. Questo posto ha un che di stranamente solenne. Creature maestose, i cervi. Ah, ok. Mi sa che è quella roba lì. Altra piccolissima. È quella con lì? Ok. Porca puttana. Queste quando su D&D voi fate prendere gli infarti, ragazzi, agli stregoni. Mai farlo. Mi cassa sta roba. A lei, puttana! Scusa. Levioso. Oh, too much. Dio mostro. Immagino... È una combo speciale. Perché mentre scavano sotto, loro si attaccano. Voi usate Leviosa e li portate su e loro si strappano. Figata. Stanze segrete. La stanza delle necessità e la stanza delle mappe. Ma no, ma vaffanculo, ma me l'hai spoilerato, gioco. Potevate farci due messaggi diversi di merda, ma cazzo, ma fai apparire solo la sala delle mappe. Oh! Come lezione di volo! Ma vaffanculo! Corri! Sti cazzi del completismo! Vai! Dove cazzi bus devo andare? Madonna, mai voluto nella vita andare così tanto a lezione. Ma cazzo, c'ho la metropolvere, è vero? Sono un coglione. Ho sbloccato tutte le metropolveri apposta. Minchia, questa, mamma mia, è mega cheat. La sua attenzione? Scusi, Madama Kogawa. Kogawa. Su. Madonna, che bella. Grazie. Ora sta a voi. Beh, ci mancava che la professoressa non sapesse richiamare la scopa. Poi sì che stavamo in Italia. Ah, proprio io devo fare? Su. Bellino. Ah, c'hai proprio l'acceleratore. Che panorama. Che bellino. Micchia, avrebbero potuto farlo molto più scomodo. Invece è molto comodo per adesso. Ma se mi schianto che succede? Test! Un cazzo, ok, buono a sapesse. Andava fatto, ragazzi. Spinta propulsiva. Ah, vabbè, ha capito, metto il turbo. C'ho il NOS alla scopa. Porco puttano, mi spacco. Ok, no, sono fatto, perfetti. Quanto a te, farai meglio a mettere un po' di giudizio per il futuro. Cioè, allora, se sparo gli Avada Kedavra non mi dite in cazzo, ma se vado a farmi in giro con una scopa di merda rompete i coglioni. Cioè, se uso crucio sulle persone mi frega in cazzo a nessuno. Però la scopa, no, non ho rimpianti. Però, ah, perché in Hogsmeade non posso usare la scopa? Cioè, posso volare per Hogwarts, ma non in Hogsmeade. Ti do un'area che consente il volo. Ma che cazzo ci sta la no-fly zone?
Ma perdonare, la ZTL, però per le scope. Che cazzo vuol dire? Finalmente possiamo esplorare, ragazzi. Serpeverde.jpg, proprio l'hanno fatta questa, eh. Io voglio gli animali magici, però. Io voglio avere un cazzo di snazzo che fotte qualsiasi cosa che si muove. Madonna, questo mi ricorda i primi giochi di Harry Potter. Non so chi c'ha in mente che dovevi girare in mezzo ai cazzo di anelli del ciollo. Mamma mia, velocissimo. Inzaghi, non so, dico nomi a cazzo, che me ne frega a me. Aspetta, aspetta, sto perdendo il controllo. È come con le macchine nella vita vera, ragazzi. Se andate troppo veloci non potete curvare, che sennò succede un puttanaio. Dove cazzo sono finito? Io ho fatto il tempo più veloce. Serpeverde dei miei coglioni. Niente contro Serpeverde, per carità del cielo, dico quella signorina. Forse dopo tutto la stoffa non ti manca. Vedremo. Non ti illudere però. Il prossimo percorso vicino a Irondale sarà molto più impegnativo. La prossima volta vedremo se hai avuto solo una botta di fortuna mentre facevi... Ma te la do da un'altra parte la botta. Bra. No, aspetta, aspetta. Suona malissimo sta cosa che ho appena detto. In testa, intendevo. La stanza delle necessità. Non voglio essere brutale, però se ne vado a fare in culo l'esplorazione. Dovete capire che io voglio sbloccare un paio di cose specifiche. Io voglio sbloccare gli animali. Voglio farmi una cucciolata di snazzo. Solo snazzi, voglio. Poi possiamo fare tutto quello che volete, però... Fammi azzeccare. Stanza delle università. Che bello l'effetto, cavolo. Madonna, tanto come l'hanno fatta dentro. Madonna. Minchia, come l'hanno fatta, molto ispirata ai film. È escluso che riesca a scavalcare. Ma sei un mago, ma falle esplode, fai un bombarda massima e vaffanculo. Aspetta, per insegnarti l'incantesimo evanescente, Ivanesco. Ah, questo l'ho ricollegato a Piton. Non riusciva a collegarla a qualcosa. Io non so quanti qua si ricordano quando che era il primo film, tipo c'era Piton che faceva vipera evanesca. Cioè serve per far sparire le cose, quindi faccio pisello evanesco. Spariscono piselli ovunque. Che cazzo vuol dire? Fa vipera evanesca perché mi pare che c'era tipo Malfoy che aveva spawnato non so come pitone, un serpente. Quelli sono quegli incantesimi che c'erano nei film di Harry Potter, che tu dici ok. Oppure che cazzo era? Nel quarto film c'era Periculum che sparava in fuoco d'artificio. Cioè essenzialmente, no? Serviva. Esatto, volate, ascenderai. Ste cose così. Ogni tanto mettevano parole italiane slash latine, che ci stanno sempre bene. Sta cosa all'estero ce l'hanno molto spesso, che fanno sempre latino o italiano. Io non ho capito perché, ma in tantissimi giochi ed opere mettono i nomi degli incantesimi in italiano. Tipo in Baldur's Gate, quando usate Misty Step, veniam via. Sono quei momenti in cui palesemente loro cercano su Google Translate come si dice questa frase e gli escono quelle cose molto, sapete, devastate, che non c'hanno senso. Sono curiosa di vedere cosa ne farai di questo spazio. Sì, leggermente privilegiato comunque il nostro signorino. No, no, aspetti, voglio esplorare. Ah, fine. Pensavo fosse un po' più grande. Aspetta, vado a esplorare di là allora. Finito pure di qua. Dalla si esce. Un cazzo. Signore, ciao. Dimmi tutto, prof. Rospi viola. Oh, grazie. Non è come una merdosa griglia. Posso metterlo dove cazzo mi pare. Ma che figata posso... Ma questa comunque non è una cosa da poco, ragazzi. Allora, per adesso al centro della nostra stanza ci sarà una statua di Rospi Cantatori. Ci provo a farlo preciso. Io voglio la statua dello snazzo. Fammi vedere un po' tutto, dai. Oh, ma che belli esteticamente. Cazzarola. Voi non avete idea di questa cosa, che posso metterla come mi pare, quanto mi fa piacere, ragazzi. In sti giochi così, quando tu puoi crearti le cose, decorare, che c'hai tipo quella griglia che ti lascia magari mezzo metro dai muri, è una cosa. Ma invece di fare che te la faceva conoscere lei effettivamente, però ho capito che te lo fanno per farti, che ti fa la lezioncina sull'incantesimo, potevano fartela proprio trovare a caso. Cioè una cutscene in cui lui girava, dice mi serve un posto dove studiare per cazzi miei. E come Silente la trova. E come Silente la trovò perché doveva andare al bagno la prima volta, noi la troviamo perché dobbiamo studiare. Sarebbe stata molto più figa in questo modo. Vabbè, ho capito che ti dà fastidio. Devo fare le... Ragazzi, lo sapete che io con queste cose ci passerei tipo le ore, perché io mi ci chiudo a decorare per bene i posti. La precisione, ragazzi, chirurgica, neanche se stessi facendo un'operazione a cuore aperto. Cantesimo alterante, questo è un altro de periculum. Botta di culebus. Però l'accetto. Ah, ok, no, è l'incantesimo, sposta tutto. Com'è il pavimento?
Posso decorare anche la Madonna, ma la singola libreria. Ma che cazzo. Raga, ma questo comunque è figata, eh. Figata. Il poter fare anche il singolo pezzo. Posso fare anche il soffitto. Fa vedere. Cioè, ma guardate. Ha tra l'altro pure il colore, quindi. Ma voi siete matti in culo. Che tra l'altro poi di questa cosa, se ti fa cacare... Cioè, tu ti piace questo stile, ma ti fa cacare il colore? Puoi cambiare il colore. Questa non è una cosa da poco, eh. Ora puoi passare a qualcosa di un po'... Oh, basta! Ma che cazzo stiamo a fare? Fashion make-up! La magia bordellum totalum. Escono di squillo da ogni dove. Verde naturale? Stanza che sembri immersa in un paesaggio naturale. Vabbè, è il preset. Incantesimo presettus. Ah no, ma vaffanculo. Vabbè, cambia la luce. Vabbè, quella è per andarsene via. No, è un'altra ala. La madonna, sì. Vabbè, capito, questo è il posto preferito dai zingari. E per sbaglio pensano mi serve casa. È finita. Ma questo si è sbloccato perché abbiamo trovato le scale? Madò. Ma che bello esteticamente. Nintendo Switch, credo in te, non mi deludere. Immagina la Switch. Corpo mio, non mi tradire. Triplo Kaioken. Esplode fortissimo. Dopo un giro di gioco implode. Qui ci sono delle farfalle. Devo seguire le farfalle? Spero che devo seguire le farfalle, perché se no sto facendo il rincoglionito, eh. Segui le farfalle. Achievement sbloccato. Ah, ok, la cheat delle farfalle. È vero. Ma non potevamo seguire le farfalle. Bello. Bello, so wink wink. È pieno di queste robe fighissime. Vabbè, ma c'era bisogno delle farfalle. O quella è una cassa che non spawna se non state dietro le farfalle, può essere? Ma io posso fare... Io mi ammazzo, io me l'ammazzo, io lo so che mi ammazzo, io lo so che mi ammazzo. Non si può fare! C'è un problema, c'è un problema. Porca... Oh, si può fare! Che culo! Ma c'era nessuno. Ma vai a cagare, io stavo facendo l'atterraggio da supereroe a cazzo. Accio. Buono, piano, un barilotto esplosivo. Ma che sei scemo? Incendio! Scusate, ma io pensavo che ci volesse il barilotto esplosivo. Ah no, qua è bombarda. Fatemi azzeccare. È bazookata magica. Qua è una femmina col più. Che cos'è? Shiny. La tana degli snazzi. Giustamente un albero pieno di tutte monete, calici e roba d'oro. Ma che bel dettaglio. Che bello. Non vedo l'ora di poterli cominciare a prendere. Credo, perché sapevo che c'era sta cosa tipo animali fantastici. Guarda che bello. Ciao. Questo sono andati letteralmente alla Warner. Gli hanno fatto: ce l'avete ancora il file 3D dello snazzo di animali fantastici? Sì, sì, becca. E l'hanno buttato in game. Oh, quindi era qualcosa di interessante sta roba qua dietro. Continua a dirlo. Hogwarts tra basilischi, camere segreti, i morti che ti fanno gli scherzi. È cieco? Però non so come. In Faustus è nato cieco e nessun incantesimo può ridargli la vista. La sua bacchetta sembra quasi senziente. Non c'è da stupirsi. Ollivander l'ha sempre detto. È la bacchetta a scegliere il mago. Non parlarne con nessuno, in particolare in Faustus. Non è in buoni rapporti con la famiglia e i suoi segreti. Anche perché la famiglia in Faustus, cazzo di cognome. La paterna discende direttamente da Salazar Serpeverde, uno dei quattro fondatori di Hogwarts. Comunque, il sotterraneo è il posto dove rifugiarsi lontano da occhi indiscreti. Ad esempio per esercitarsi con incantesimi proibiti. Ah, davvero? Tipo? Come la maledizione esplodente. I docenti sostengono che non sia un incantesimo adatto agli studenti. Ma che cazzo di magia è? L'incantesimo esplodente. Da dove deriva? Dall'ISIS? Dai talebani? E come se io arrivo da voi? Cancribus! Gli faccio venire il cancro con gli incantesimi. Comunque ogni tanto quando facevano gli incantesimi proprio dicevano: vabbè, tu metti la parola alla fine us, fatto l'incantesimo. Suona pericoloso. Suona pericoloso. Eh beh, si chiama incantesimo esplodendo. Vabbè, ma non è l'incantesimo proibito con Fringo. Lui l'ha nominato come proibito, ma non è che è proibito tipo quelli senza perdono. È che probabilmente a scuola non te imparano
l'incantesimo fai esplodere la persona, te imparano delle cose, poi se diventi magari un'aura, una persona che combatte, oppure agli anni successivi te le imparano perché è autodifesa. Hanno usato una parola che è molto simile, tipo agli incantesimi senza perdono, proibiti, ma è semplicemente che a scuola, sai com'è, come quando vai a fare chimica, loro ti imparano a fare le formule base, non a fare la, che ne so, l'anfetamina. E questa è la cosa, perché si chiama maledizione esplodente se è un firebolt? Ho capito perché si chiama maledizione esplodente, ragazzi. Credo di aver fatto saltare qualcosa. Ok, misterio risolto. Hai visto? Sì, un attimo se voluto. L'ho trovato per caso. Ah, si chiama sotterraneo quella stanza. Ah, stavo esplorando un po' e all'improvviso ho trovato uno strano corridoio. Mi prende in giro? Nessuno trova quella stanza per caso. È stato Sebastian a dirtelo, vero? Una sola parola su questo posto e ti giuro che neanche il tuo adorato professor Fig potrà salvarti. Mio padre conosce bene il preside. Non esiterò a sfruttare questa amicizia se necessario. Bro, stai a fa' davvero sto gioco con la persona che si è unita al quinto anno direttamente? Stai a fa' veramente mio padre lo verrà a sapere con chi è scattato direttamente al quinto anno? Non credo che ci sia soltanto della cecità dentro a quella testa, ci sta anche qualche altro problema. Però non posso continuare, perché se no mi bannano. Siamo buoni! Tranquilli. Ora gliene dico quattro a Sebastian. Ma vattene a fanculo. Sì, ho capito, raga, ma è un furto. Ma scusa, ma perché io dovrei comprarmi la pozione di generatrice? Quando letteralmente c'hai il banco da lavoro che magari ne fai 10. Dietro ci mette 10 secondi, e sa, per fregarti i soldi. Ecco perché io nel vendi non posso vendere le pozioni che creo, perché se no divento ricco. Ne crafto 30, ho fatto i soldi. È tornato. Finalmente. Il ministro Spavin parla molto e non ascolta mai. Spavin. Corrotti. Impossibile dirgli qualcosa sui goblin. A proposito... Ascolti, professore, sono successe tante cose mentre non c'era. Il ritratto di Eldritch Diggory nella sala comune mi ha raccontato della pronipote, Helen. La sua pronipote? Sì, era un Auror, lo sapeva? Beh, mi ha portato ad Azkaban a incontrare Ann Tisby. Hai visitato Azkaban? Il professore, che cazzo hai fatto? Porco... Aveva conosciuto Richard Cornacchia prima che lui morisse e io dovevo trovare il suo fantasma. Chi diamine è Richard Cornacchia? Studiava qui molto tempo fa. Mi piace come professore, ma che cazzo hai fatto in 20 minuti? Questo è andato via una giornata e è tornato. Guarda, sono diventato preside. Come? Che è successo? Ma cazzo è possibile? Che ne pensi del glatto? Fanno anche Yahweh! Figata! Boia Schwinder. Ti serve un Boia Schwinder che si prepara ad evocare. Danneggia un nemico congelato. Ok. Mi sono dimenticato che questa è una madonna perché posso disarmarli. Tanto se l'è preso da solo il colpo. Figata. È bello, ma quanta gente. Ma che cazzo è? Perché non gli fanno danno? Ah, perché ce l'ha invisibile. Figata, devi capirlo quando lo colpisci. Reducto. Beh, reducta questo, guarda. Quella mi sa che è morta. Quella mi sa che è morta, ragazzi. Ma scusate, ma quanti cazzo siete? Pietrificusto da... Ma vieni qua e vedi di non cacare. Freddo. Poniamo fine alle sue sofferenze. Ho capito, ma una volta che faccio Expelliarmus, lui non ha più la bacchetta? Ah, ok, sì. Figo, figata, devo andarla a ricciappare. Quindi se stiamo combattendo vicino a un dirupo, è la fine, perché vola a fanculo. Vecchia, che bello scontro che è stato. Ma perché erano così tanti? Perché erano degli accampamenti fighi grossi? Bello, bello, bello. Mi è piaciuto, guardate quanti cazzo di loot. Guardate quante pozioni generanti. Avete capito perché non ti permettono di venderle? Perché se no, quelli che te la vendono a 100, tu la puoi rivendere a 100, hai visto quanti soldi fai? È bello come ci sia ogni tipologia di nemico. Cioè, quello più piccolo e rapido, che non c'ha scudi. Cazzi, c'è quello che ce l'ha invisibili. C'è il boia che fa questi mega attacchi caricati, però che se li counteri riesci a ritorcergli contro l'incantesimo. Ci sono quelli a distanza. Figata, figata, figata. Oh. Morto. E immagina adesso risale. Blablabla. Se l'è mangiato il mostro del lago di Hogwarts. Oh. E porca puttana. Oddio, tutte mi stanno a capire stasera, ragazzi, tutte. A lei, bastardo. E lo sapete che faccio pure? Evoco l'arma definitiva. I cavoli. Quanti ne posso spuna? Vai. Combattimento.
credilo. No! Urtanzi il combattimento! Socchia il cane! No, troppo. Bravissimo il mio esercito di cavoli. Che comunque sono bestie di Satana, sti cosi, ragazzi. Wingardium Leviosa richiede un po' di concentrazione e un movimento di bacchetta aggraziato. Vediamo come te la cavi. Che tra l'altro è agitare e colpire. È il movimento, effettivamente. Non ci ho pensato. Mamma mia, guardalo che bello sto zingaronato. Mamma mia, salve signor. Vabbè. Ma vaffanculo, ma mo compro la mandragola, te la uso vicino all'orecchio, ti stanno e ti fotto tutto il negozio. Come la vedi? Madonna. I prezzi li mettono proprio perché se tu sei una persona normale che non può permettersi le robe come noi che abbiamo la stanza delle necessità, sapete com'è? Però cazzarola. Poi dici perché sono ricchi, Cogsmith. Senta, mi serve una mandragola. 500 dubloni. Eh sì, i prezzi hanno messo 1-0 extra e via. Porca puttana però, oh, raga. Saggia decisione. Ma vaffanculo. Fanculo a te, a saggia decisione di mortacci tua. Un romano Hogsmeade si chiamerà questo pezzo di trama, ragazzi. Gesù, quanto devono costare le robe. Questi sono proprio i primi momenti in cui ti dicono per forzarti a esplorare, tra virgolettoni. Ti fanno ste cose. Scusa, perché ci sono tre persone buggate nella foresta oscura che camminano all'indietro sopra un dirupo? Cioè, lasciamo perdere il bug, ma perché stanno qua? Ma poi, signora, lei dove è andata? Dove è andata quella che stava camminando? Signora, porca puttana, non ricordo neanche che stava a dire, ma stannato così una flashbang. E qua serve qualcosa per accendere quello che non ho idea. Era Glacius? Oh, signor! Ma che cazzo ci fa? Allora, oggi sta succedendo di tutto, ragazzi, comunque. Sta succede veramente di tutto. Cioè, quando è crashata la live, in realtà si è rotto qualcosa anche dentro al gioco, perché se non si spiega... Tracce di magia antica. Ci sta un modo per disattivare come cazzo? Perché io lo odio. Lui è letteralmente l'esatto opposto di Zag. Cioè, è proprio è l'altra faccia della medaglia. Lui è proprio l'esatto contrario. È un gatto attaccato ai coglioni. Questo è quel classico esempio che io dico, che se devi far far così al protagonista, non glielo far fare. Perché non è che la gente è rincoglionita, che lui continua a dire, devo cercare tre. L'ho capito, l'hai detto sette volte. L'ho capito che devi cercare ste cazzo di tracce di magia. Manco per il ciollo. Posso passarci quattro? Oh, figata! Madò, questo bello! Bello! Questa arcata da entrambe le parti. Sì. Sì, James. Sì. Cos'è? Che c'è? Ho creato un loop de... Aspetta, lo sapevo che avevo fatto danno. Aspetta. Mi piace come vibrava il mondo. E alla stanza quando entro ed esco dall'arcata. Allora, io penso che si veda in live tipo Giancarlo Esposito. Cambio mood in un modo. Ti dell'arcata per portare la piattaforma. Tu devi usare dei chiodi per crocifiggere chi ti ha creato. Qua bastarda. Ah, proprio stanza pre-boss. Sto piede sti due cicchetti, che non si sa mai. Vediamo questo gigantesco boss. Mo parte plim plim plom. Dai, un boss figo. Mo esce Gwyn. Facciamo tutte cose. Momento, scusate se non vi leggo. Che cazzo fa esplode quello? Glacius. Oh, su lui posso usarlo? No, più o meno. Cioè, piccolo. Glacius mini. Le. Ah, mi ha fatto una combo, signorino. Levioso. A lei. Stupefito. Glacius. Che facciamo? Statuina di miei coglioni. No, pensavo volasse via. Il demone della forgia. Che cos'è? Fammi vedere. Ah, ok, c'è neanche di parte il coso sulla testa. Devi morire se te lo prendi. Colpisci il guardiere del pensatoio con la magia antica. Dammi un po' di tempo. Distruggi la spe... Ah, perché devo fare così? No, manco per il ciollo. Ah, ok, sono un rincoglionito. Non ci ho pensato che mi hanno fatto il tutorial fino ad adesso. Grazie. Cioè, è vero, me l'ero dimenticato totalmente. Quindi giallo. Ok, buono. Sì, gli sto facendo tanti piccoli grattini. Che figata sta cosa. Che c'hai? Se entro dentro mi fai male? No, devo uscire fuori, deduco. Bello. Sembra Igris.
di Solo Leveling. Me lo ricorda tantissimo lui. Evochiamo i cazzo di cavoli. Eccolo, vai, bivvede tutte le pozze. Ma i cavoli fanno 130, io 36. Ma come cazzo è possibile? Vai, cavoletto! Uso pure la mandragola, pezzo. Anzi, usiamo le piante velenose. Io sono professore di erbologia, chiamasi, ragazzi, vaffa. Fangule. Sì, ho capito, ma che due coglioni, muori però. Oh, uno nuovo, finalmente. Ha fatto a cambiarlo. Ma perché questo boss, la sto capendo sta cosa, è fatto per sta cazzata. Che fastidio. Perché è fatto che tu devi tirargli le boffolotte per poi usargli la magia antica. Questo è il fatto che lui dice la challenge puoi farla solo tu. Perché se ce l'hai soltanto tu la magia antica, questo non muore mai e basta. Leccine d'animali, ma non me ne frega un cazzo dell'allium. Può essere fregna quanto ti pare. Io voglio andare dagli animali. Voglio gli animali. Dammi gli snasi, maledetta. Probabilmente il dodo mi è venuto a strappa i fili da corrente, perché se non si spiega. Oh, che bellina lei. Sì, vabbè, ho capito. Ma spero che questa soltanto quando stai tipo dentro alla farm, perché se ci si mettono pure gli incantesimi per spazzolare alla fine. Oh, ecco, madonna, madonna, vedo fuoco. Vedo fuoco, madonna. Spupacchio tutto. Fame? Ti dispiacerebbe dargli un po' di mangime? La sembra merda, però vabbè, diciamo che è mangime. Facciamo finta che è mangime. Mangia. Bastardo. Mamma, guarda, quanto contento. Sweeting, puoi mostrare al nuovo arrivo il recinto dei Knisol in fondo? Vabbè, comunque, allora possiamo dirlo che Rowling, quando dava i nomi, prendeva consonanti, le fiondava sul tavolo, dice, ok, succite queste, perché se no, che cazzo è un... come cazzo si chiamano? Uno Knisol. Un Knisol. Un paio di baffi di Knisol posso tirare su qualche zellino. Così poi ci compro qualcosa da Mielandia. Oh, oh, stupida bestia. Ma guarda che tava da cadavro sul posto, eh. Per Merlino, cosa stai facendo? Ah, la solita Poppy. Ti preoccupi per un roditore inutile. Zio, te scrocchio la capoccia. Me è Persefone. Che bel nome. Il suo nome è Persefone. Il devastolano. Non fa affatto ridere. Bravo. Bravo, mi sei piaciuto una volta tanto. Avrai 8 intelligenza, ma carisma c'hai 18. E questo si vede. Fate un affanculo, serpe per dei miei coglioni. Ma capito, ma se mette a maltrattare. Ma quelli sono gatti grossi. Che cazzo? È una lince gatto. Che cos'è? È un gatto uscito male. Quei due non dovrebbero essere qui. Sono dei futuri bracconieri. Non ti preoccupare. Una vada che t'avrà qua, poi li vediamo. Madonna, mi spazzola tutti. Gesù! Madonna, ma guarda che belli poi. Vabbè, mangia pure, già che ci sei, toh. Ciappala. A me, ragazzi, potete farmi tutto, ma maltrattarmi davanti agli occhi gli animali non ce la faccio. È una cosa che veramente... L'unico motivo per cui usi maledizioni senza perdone, oltre ai ragni. Io voglio soltanto pettarli gli animali, non voglio altro. Voglio mettermi lì e fargli madonna. Se poi lo snaso mi porta pure i soldi, sblocca serratura. No, 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 no. Aspettate, per ogni serratura devo fare sta cosa? A Hogsmeade ce ne stanno 70. Mi sa di sì. Ah, vai che stracciamento di coglioni. Per muovere scintille, ruotare in quadri fino ad arrivare all'ingranaggio corrispondente per la prima serratura. Qual è l'ingranaggio corrispondente? Non ho capito qual è l'ingranaggio che io devo beccare. Per gli ingranaggi corrispondenti. Scusate, so che so, magari per chi lo sa, sembro rincoglionito. Devo trovare della logica in sto schifo. Cioè, allora, perché se sto qua, quello si dovrebbe accendere? No, gli Auror, secondo me, arrivano, mi vedono qua, vedono l'enigma, fanno, aspetta, ma che cazzo stai a fare? Dammo una mano, si mettono pure loro. Questa roba qua... Lui ti dice, metti, è a cazzo, raga. È come Skyrim. Tu metti quel cazzo di grimaldello, cominci a fare tiki 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 finché non trovi il buco. E basta. No, no, aspettate, che forse ho capito. Se è così, madonna, mi sparo una vada che davvero sui denti, mi sparo. È a cazzo. È come Skyrim. Non c'è logica dietro a sta cosa, eh. A meno che non è sempre lì. No, voi dovete trovare, ecco, tipo uno è questo e l'altro è questo. No? Eccolo qua. Ma che cazzo vuol dire? Ma non mi fare il tutorial. Se sta nell'ingranaggio giù. No, trova la combinazione e non rompere i coglioni. Cara Mirabel. Mirabel. Io sto pensando una cosa molto brutta comunque. Secondo voi, visto che è mezzanotte, siamo fuori fascia protetta, no? Ma i goblin, essendo così bassi, ma quanto odore di sottopalla sentono? Stando là sotto, mi sono affogate. No, lasciamo perdere, noi siamo così volgari. C'è già l'odore di piedi. Sapete che cazzo vuol dire essere alto 50 centimetri? Cioè, per
sbaglio uno suda un attimo. Lui entra per sbaglio nello spogliatoio dei Quidditch e la fine, muore lì. Poi guarda che cazzo di tartufo che c'ha al posto del naso. Però vabbè, erano, perdonate, era un mio pensiero. Anche perché poi c'erano sti nasi enormi, quindi ci avranno delle narici grosse così. Stiamo facendo del razzismo verso i goblin, però sti cazzi tanto non esistono. Ora che hai partecipato alla lezione di animali, ho chiesto a Tick di assisterti nell'uso della stanza. Vai! Oh mio Dio! Felice di vederti. L'altro giorno Tick ha visto questo sacco nella stanza. Tick pensa sarà utile per i compiti. Tick ne ha già visto uno prima d'ora. Tick lo chiama sacco acciuffatutto. Ah, chiama valigia Zingarinus. A Tick piace venire qui a guardare gli animali, specialmente il branco di Puffskin. Sarà bello tenerli al sicuro. Cioè, sarà bello rapirli. Puntare l'apertura del sacco acciuffatutto verso un Puffskin ed è fatta. Così easy? Cioè, letteralmente tipo bracconiere siamo. Io mi avvicino. Ok, bisogna immobilizzarli. L'aspirapolvere. Gno. Arresto momento. Uso levioso. Io ti paralizzo sul posto e vieni con me. Ah, c'ha pure più barre, minchia. Ora però portiamo nella stanza quelli che hai già. Va bene. Tick ti aspetterà nella stanza. Vieni quando vuoi. Mo ci vengo, dammi un attimo. Che cazzo era quello zingaro? Ma qualcuno si ricorda dove erano gli zingari? Eccolo lì. Non ha neanche quando veramente ti dice che c'ha la casa libera e non ci stanno i genitori. Vai, metti la quinta, sta scopa di merda. Vieni qua. Che mi servi per andare a rapine alla banca d'Inghilterra? Maledetto, vieni qua. Maledetto. Vieni qua. A casa, Dana, vieni qua. Qua. Sembro io con i miei cani. Dimostrare agli animali che hai salvato la loro nuova casa. Qua a mezzo li mettiamo? Qui non c'è abbastanza spazio. Mi ha risposto, quindi? Immagina come sarebbero ingestibili se fossero liberi di scopo. Ah, peccato come mi cagano ovunque. Forse se ti concentri su quello di cui hanno bisogno gli animali, la stanza provvederà a fornire. A cosa hai pensato di preciso? Vivario sembra. Oh, sto dicendo una puttanata. Oh, santi nomi! Ce l'hai fatta! Ma che cos'è? Tick non sa. C'è solamente un modo per scoprirlo. Ma che ad un wormhole. Entri, Mother Base. Sì, va bene. Altro che privilegi. Direttamente con Cristo in persona. Guarda qui, è fantastico! Dove ci troviamo, Tick? Si direbbe un posto in cui ospitare i tuoi animali. Una specie di riserva. Tutti i tuoi animali staranno benissimo qui. Vivranno a lungo e al riparo dai pericoli. Che ne dici di liberarli? Fagli conoscere la loro... Cioè, noi dentro la stanza delle necessità... Cioè, noi siamo dentro Hogwarts. Dentro la stanza delle necessità e dentro la stanza delle necessità ci sta un una riserva naturale, perché questo non è un vivario. Ne possiamo mettere 12 animali attivi, 4 specie. E mettiamo un Puffskin, mettiamo questo. Tanto questo era Shine, è fatto tipo mucca. Lo sapete che io potrei passare ore soltanto a pettarli sti cosi. Tu, dove corri? Che bello però che c'hanno così tanto spazio. Questo è più che farming simulator, è crearti la tua fattoria. Questa è proprio crearti la tua fattoria. Beh, per adesso mettiamo questo, che è l'autocoso per il mangime. Tanto ci sta quella per gli uccelli grossa e quella per terra per gli animali. Oh, guarda che belle tutte ste cazzo di animazioni. Madò. Comunque c'è una cura per i dettagli di sta roba incredibile. Ah, per potenziare gli equipaggiamenti c'è bisogno di questa roba. Ok. Madò, però che bella. La stanza di necessità è veramente, veramente bellissima, cavolo. È veramente figa. Hanno trovato un modo molto bello per fare tutto in un posto. Però vedi pure qua la cosa dei soldi. Capisco che tu mi dici, ok, puoi vendere gli animali, puoi vendere gli oggetti. Ok. Ma fammi vendere anche i materiali. L'ultima volta ho semplicemente decorato. Lo so che è una cazzatina. Ho fatto una zona per Tick. Gli ho fatto una piccola ala per lui, se c'ha voglia. Mentre per quanto riguarda gli animali, ho catturato un paio di snasi. E ho dato nomi molto belli. Gennaro, Ciro, Perry, Zingaro. Metti il rosmarino. E parkour. Helle! E come cazzo la faccio quella? Con Fringo! Madonna! Eccolo! Levioso! Vieni qua! Quante barre! Vieni qua! My Little Pony!
a casa. E poi sì, la foresta è fantastica, è veramente veramente bella. Sarei curioso di vedere se ci sono anche i centauri, però, perché sarebbe fighissimo, cavolo. Ci sono i ragni giganti, però, se vi fa comodo. Comunque il mood che c'è fuori e dentro la foresta è una cosa incredibile come cambia. Raga, io lo so che dovevo andare a fare, però mi faccio attirare come una cazzo di falena, non è colpa mia. Io mi piace esplorare, mi piace fare le cose. No, devo usare per forza Flipendo contro quell'attacco, perché mi pare che posso fargli qualcosa di particolare. Berry perfetto, questo si chiama. Ma perché è così, aiuta con gli overworld. Tu dici, ok, lo faccio, ma la faccio la primaria. Poi vai dall'altra parte della mappa random ed è la fine. Proviamo a farla sta cosa. No, non la fare questa cazzata. Sì, perché gliela sbatto in faccia con Flipendo, figata. Non mi devo far distrarre, non mi devo far distrarre, non mi devo far distrarre. Devo andare alla quest, che sennò lo zio è morto. No, evita, non esiste quella prova di Merlino. Ci sta una zampa, no, non esiste. Come i cavalli, c'è un cazzo di accampamento di ma vedete quante cazzo di robe ci stanno da fare. Il gioco lo fa apposta a mettertele davanti, perché tu dici, ok, nel mentre che vai fai altre 7 ore di altra roba. Ah, piante, ci sono gli snasi. No, l'ho già catturato. Allora, io potrei farla anche stealth, ragazzi. Sembra tutto tranquillo. E ho bisogno di portare a termine questa transazione. Forse possiamo trovare un compromesso, o forse no. Ergo, me l'hanno piantato in culo. Troppo. Troppo brutale. Io le odio queste missioni così. Le odio perché dirmi devo trovare un albero contorto in mezzo al bosco è proprio una cosa che non c'ha senso. Come vedete, qua il protagonista, rispetto alle altre volte in cui ha scartavetrati i coglioni per 7 ore, non parla però. Guarda un po' tu. Sta zitto. Perché lui ha chiacchierato quando siamo arrivati qua giù. Lo zio, che cazzo è? Perché non credo lo troveremo mai. Un albero contorto. Ma du! Lieto. Levioso, descendi. Confringo. Una scala. Ecco cosa mi servirebbe. Ma che cazzo sta... Ma il protagonista comunque mentre sta sterminando roba... Ah, vero, la scala. Ma che cazzo dici? Ma non mettetegliele ste frasi. Vedete perché io preferirò 10.000 volte di più un personaggio come Link? Link sta zitto. Al massimo urla di dolore o urla di felicità. Basta. Fa altro quel guascone. La madonna. Mi sembrate un po' tanti. Ma voi pensate che io sono da solo? E invece ho le piante. E ho la pozione. Va, fanculo, me la fai bere però. Bevi tutto. Io sono fortissimo. Becca. Becca di nuovo. Non so se bere 3 pozioni del tuono ha avuto qualche effetto, sinceramente. Però ha fatto figo. Ah! Te alo moro il culo! Madonna, ma bellissimo, ragazzi! Nuovo modo per dire te apro il culo a una persona. Te alo moro il culo! Bellissimo! Voglio i diritti. Devo fare il copyright su sta cosa. Insulti fantastici dove trova? Facciamo la serie. Ma basta ammazzarvi di botte! Gianni e Pinotto, porca troia, ogni volta. L'ascensore d'Hollow Knight. Però sembra rotto. Vabbè, fai un reparo. L'altro ci ha ricreato il Colosseo per sbaglio. Dai, è rotto. Sembra che abbia funzionato. Ma perché sei sorpreso? Ma secondo te che cazzo fa pure il sorpreso? Come senza che cazzo servono gli incantesimi? Ma che vuol dire? Facciamo un po' di atmosfera. Madonna, si è accesa la Madonnina. Perché è così forte? Ok, è un passaggio veloce. Sento il profumo di cioccolato. Ma basta fare il cazzo di sniffatore. Proprio a pieni polmoni. Ah, odore di dolci. Ci ho capito un attimo. Pure un po' di meno. Che cazzo ho visto? Cazzo era? Ho visto la mandibola della signora esplosa. Cosa, fa rivedere? No, fatti vedere. Qua, qua. Ma che cazzo è? Tutto bene. Ma scusate, ma è la caramella che ti fa venire una lingua da mucca? Questa è altro che per i bambini. Questa è per gli attori magici porno. Ma che cazzo. Ma non sono dolci, è Viagra palesemente e compagnia. Ma io penso, cioè, era la caramella davvero. Revelio. Che? Cristo, sei tu? Cazzo è? Hai la luce dalla finestra. Mi è entrata nelle retine, mi è entrata. Ma che evitarlo, questo si smassuola di legnate. Doppia schivata. E poi... Benga. E anche un Flipendo, così ti va in faccia la mazzetta. Che figata sta cosa delle combo di questo tipo. Dai che ti voglio finire in stile. Bravo. Flipendo.
Perfetto. Voglio evitarlo, ma che cosa è? Vedi, qua smazzuoliamo tutto di legnate. Finito Bloodborne veramente con i pugni. Devo aver paura di un troll. Ma che bello. Ma perché lui non è cavalcabile? Domanda. Ah, se tieni premuto, tra l'altro te lo fa vedere da ravvicinato. Oh, madonna, che bello. E te che animazione c'hai? Madonna dell'ingranata, Gesù, guardalo qua. Mamma mia, stornito Ringo Zingaro maledetto. Gennaro, vieni qua che ti spazzolo. Madonna. Ah, tanto ce ne hanno anche differenti. Che devi fare? Oh, guarda col pancino. Piccoli. Ma ti sei fottuto la spazzola? Ah, ok, giustamente, Gennaro. Accoccia piccione. Vieni qua. Una femmina e un maschio, tra l'altro. Madonna mia, ma siete... Raga, ma quanto cazzo... Madonna mia, ma guarda quanto cazzo l'hanno fatto. Sono enormi, porca Eva. Ma poi la femmina è anche... No, questo è il maschio, è ancora più grosso. Non è vero, lei è la femmina. Madonna mia, ma quanto cazzo sei bella. Raga, ma... ma è gigantesco. Madonna. Però che belli, cavolo. Veramente, veramente belli. Prima che mio zio o io potessimo fermarla, Anne è corsa verso l'incendio per assicurarsi che non vi fosse... Brava gogliona, eh? Si è trovata faccia a faccia. No. Chi apparteneva a questa casa? Questa casa? Questa è una stufa. Dove la vedi la casa? Dice che un tempo ci vivesse un professore di Hogwarts, ma parliamo di secoli fa. Ah, era una delle case dei quattro. Oh, oh. Sì, ma io non ho capito ancora quale casa sta da di. Quella là sopra è una casa. Ma sembra dove abitava mio nonno, tipo Tinello. Che erano 3 metri, neanche. Raga, ma è uguale! No, aspettate. È uguale alla casa di mio nonno. È identica. Ma io non so perché c'hai i nonni molto anziani. Però un tempo abitavano in queste case in campagna, che erano letteralmente questa roba, ragazzi. Neanche, forse più piccole. Con l'orto fuori e basta. E però qua dentro ci abitavano tipo 6 persone. Se gli parli della magia antica, Fig ha detto 10 volte che devi farti i cazzi tu, eh. Questa casa apparteneva a una professoressa di Hogwarts centinaia di anni fa. T'aveva già detto. Ma gliel'hai detto tu? Proibito, ho trovato un pensatoio. Il ricordo mostrava questa casa. C'era una bambina piccola e la siccità. I custodi mi hanno mostrato anche altri ricordi. La bambina divenne una professoressa a Hogwarts. Si chiamava Isidora Morganach. Non ti sei... Meglio così. Così ha molto da digerire tutto insieme. In effetti, non so neanche se ho capito tutto. No, in effetti, tu non dovresti dirle ste cose. Proteggono una specie di conoscenza. Ha tutto a che fare con la camera blindata alla Gringot. Vediamo se ho capito bene. Hai Ranrock e Rookwood alle calcagna per qualcosa che hai trovato alla Gringot, dove ti sei ritrovato dopo aver utilizzato una passaporta. Riesci a vedere tracce di un'antica magia che pensi che Ranrock stia cercando di imbrigliare. E ora vedi dei ricordi lasciati dai custodi. Oh, e questa casa apparteneva a un professore di Hogwarts che, qualche centinaio di anni fa, fu uno dei cosiddetti custodi. Se non ti conoscessi, penserei a una burla da parte tua. Messa così è troppo da assimilare, vero? Il punto è che abbiamo tutti e due una buona ragione per ispezionare questa casa. Raga, non ho parole. Cioè, io capisco che non è Dragon Age, eh. Non è Dragon Age Origins. Cioè, non c'è quel tipo di storia. Però Fig 7 volte t'ha detto non lo dire. Questo ci hai fatto a duello una volta. Una. Poi dici, la vostra amicizia si è legata nella sezione... Ok. Ma Cristo Dio, è un po' coglione, ma giusto un pelo. E i goblin non hanno visto il buco. Mi ci infilo. Perché affannato? Forse qui dentro c'è qualcosa che merita un'occhiata approfondita. Hanno lasciato tutta questa roba in giro. Sì, aspetta, aspetta. Aspetta, sì, era il buco nel muro. Sì, era proprio il buco nel muro. Non te lo faceva vedere. Il professor Fig mi ha detto di non parlarne, ma so di potermi fidare di te. Rookwood e Arlo. Sì, Gale, cioè qualsiasi persona in cosa. No, mi fido. T'ho parlato 10 minuti. Abbiamo giocato a bocce. Però mi fido, vaffanculo. Sono esterrefatto. Il Fig mi ha detto te non ti incazza a nessuno. Però te lo dico comunque. Meno male che non farà l'Auror, spero. Perché se no è la fine, ragazzi. Poi però i professori dice un cazzo, Ragnar. E questa cosa mi fa incazzare. Cioè che alla professoressa no, non glielo posso dire. Non si può. Però al primo stronzo che capita glielo dice. Al primo stronzo che capita. Ho capito.
Via, madonna. La protezione animali, Sans, si chiama io che gli sparo una vada che d'avra sui denti. Mo va, faccio vedere la protezione animali. Tornerai a casa in una bella scatola di legno. Ma devo aver paura di te. No, la pagherai. Incendio, confringo. Arresto momento. Ah, vada a fanculo. Ma raga, ma la gravità è l'arma definitiva. Alla forte. È tutto a posto. Minchia, che giga shit. Non devono fuggire. Avada Kedavra. Ah, proprio così. Oh, piano che sta arrivando dall'altra parte alla fine. Oh, guarda che bello. Come cazzo c'è salita su quell'altro piccione? Allora, tocca dire che però questa cosa mi sta facendo venire la pelle d'o... Ma che bello, cazzo! Tanto la musica l'hanno fatta molto simile. Queste cose però l'hanno fatte veramente bene. Ecco, no, che cazzo cambi, mo? Bono, che quella è la stanza tua! Ma quindi un'altra camera così a buffo per gli animali? E questa com'è? Diversa esteticamente. Sì, però porco... Bacetto, signorino. Ma che bello! Sì, comunque le femmine di ippogrifo sono giganti. Dov'è quell'altro? Dove cazzo sei andato? Ecco, e vola. Guardalo, minchione. C'hai due... C'hai due pulzelle qua, vai in giro a volare come un testina di minchia. Che vuoi tu? Parrucca uscita male. Questa armatura è destinata al futomessico. Si dice che fu fatta forgiare da un mago crudele affinché il suo servitore potesse proteggerlo in battaglia. Fortunatamente l'ottosità del mago gli impedì di accorgersi che un'armatura di fatto è considerata un indumento. Non appena l'elfo lo indossò, si smaterializzò all'istante per non essere mai più ritrovato. Bravo cornuto. E sparisce. Anche perché gli elfi sottomessissimi. Fino all'ultimo. Ma se per sbaglio gli avvicini un calzino, un paio di panta, è la fine. Tu non c'hai più un cazzo da fa con me. Se danno fortissimo. Zingaro, come stai? Tutto bene? Rubato qualcosa? Immagino una volta arriviamo, c'è lo snaso col cappello da ladro. Menghi a borsa, oggi ho portato 200 piottine. Allora, che c'è da fa? Le spartisco con la gang. Ma perché rido con le mie puttanate? Andiamo a vedere finalmente che cazzo c'ha dentro a quel coso, tra l'altro. Sala comune tasso rosso. Tasso rosso! Perdonate. E che ci stava dentro? Attenzione! Un mantello di tasso rosso figo. Uniforme storica di tasso rosso. Un abito della casa di tasso rosso giusti e leali. Ottenuto usando le chiavi di Teddle, fa vedere? Va! Oh, questo mi piace. Bellino. Guarda, tutta dorata. È animata. Ma che bella. Questa mi piace. Ma provalo come. Che devo fare qua sopra io? Usa il tavolo d'astronomia. La costellazione dovrebbe apparire vicino al centro della visuale. No. Cioè, io pensavo chissà tipo che ci dovevi sgozzare sopra un capretto. È letteralmente un coso dove appoggi. Ma che cazzo vuol dire? Eh sì, invece che mette un treppiedi, creiamo un cazzo di tavolo gigante di pietra. Tutto decorato. Io pensavo veramente che fosse qualche enigma particolare. Quindi no, è un altro collezionabile ancora da fa. Bene. Io ormai l'ho accettata questa cosa. E questo è proprio l'opposto di Dragon Age. Cioè, se su Dragon Age tu dici, ok, io sono nome stesso, posso decidere. No, in questo chiunque ti chiama, tu sei il cagnolino. Devi andare, devi fare, punto. E tutti così, Edi. Non ti chiamano mai per dire, come stai, bro? Tutto bene? Come sta la famiglia? Morto qualcuno? Quando ti mandano i cuffi, sempre che ti devono chiedere i favori. E se tornassi a casa? Ma che cazzo sorridi tu? Perché il protagonista sta a sorridere? Ah, è morto ammazzato, porco. Ma proprio così. Ernest e Bester troveremo suo figlio. In realtà il protagonista è un caotico malvagio. Palesemente. Che farò ora? Viverai la tua vita un quarto di miglio alla volta, signora. Che le devo dire io? Perché non posso usare la scopa? Ah, perché sicuramente ci sta ne... Oh, che c'hai? È eccitata, ragazzi. È felice di andare a fare la quest. Muso è fermata, è stanca. Oh. Cosa farò ora?
E cosa farai? Se non si muove l'amica mia, un cazzo, signora. Ma è veramente, sono i Gaunt. Questo è parente di Voldemort. Forse dovrei provare io a parlare con Infaustus. Che cazzo gli parlo? Gli sto sul culo. Cosa state combinando tu e Sebastian? Ti devo le mie scuse, Infaustus. Prima non ti ho detto la verità riguardo al sotterraneo. Sebastian me l'ha mostrato. Ma che cazzo sto a sentire? Aveva sentito dire dello scriptorium e pensava che il contenuto avrebbe rivelato qualcosa su di lui. Aveva persino trovato l'entrata segreta in questo corridoio. Scriveva con... Che culo! In sto corridoio c'è tutto, accesso alla camera dei segreti. Era casa sua praticamente. Io comunque, per fare un attimo serio, io penso che il vero, tra virgolettoni, problema, ma una cosa che mi dà in realtà tremendamente al cazzo, sono i dialoghi. Non è che per fare tipo la battutina su dialoghi da 16 anni, perché effettivamente c'hanno 16 anni, ok, ma ci stanno proprio dei problemi di cose dette. Cioè, quando siamo usciti, t'aveva cioccato che te l'aveva già detto Sebastian. Quindi quella linea di dialogo, che cazzo di senso c'ha? Cioè, ci stanno molte volte in cui prima dicono una cosa, poi nel dialogo successivo la dicono al contrario. Come sto scambio tra loro due che non si sono mai visti, però sono amici, più o meno. Però, insomma, è una cosa che mi rincoglionisce, sono i dialoghi che sono fatti purtroppo per The Show Must Go On. Cioè, devono andare avanti. È come Fig te dice, non dirlo a nessuno, mi raccomando. E il primo stronzo che appare gli dice tutto. Poi però, alla professoressa, che tecnicamente te potresti pure fidare, non glielo dice. O se tu metti la linea di dialogo per non dirglielo, glielo dice comunque, soltanto in modo stronzo. E questa è l'unica cosa che veramente mi destabilizza, perché io ho capito, non è Dragon Age, ok? Però cazzarola! Mi rincoglionisce, non sei curioso di sapere cosa c'è dentro? Mi spiace molto per tua zia, ma non ti interessa scoprire cosa le è successo? Mia zia Noctua vi si è addentrata con le migliori delle intenzioni ed è morta. Bene. Inoltre, se davvero tua zia la pensava come te, potrebbe essere un modo per onorare... Questa non mi sembra una linea di dialogo da buono, mi sembra da persona che cerca di fregare gli altri. Cioè, invece, la cosa che tipo lui guarda nel vuoto mentre te parla è bellissima. Ecco, esatto, Benedetta, se doveva andare in un modo realistico, era così. Infaustus va a girare e mi dice, ma che cazzo vuoi, porco? Basta, doveva finire così, doveva finire. Senti una voce. Tutto è iniziato quando hai riparato il bassorilievo. Ho sentito un sibilo che diceva... Ah, bello, figata. Posso comprendere e parlare con i serpenti. Quasi tutti i rettilofoni sono discendenti. Ma che cazzo vuol dire? Io sta cosa non ho mai capita. Poi arriva Harry, so Grifondoro. Che cazzo sei? È un'abilità spesso associata. È il basilisco che gli parla? In realtà lo sto a sentire pure io. Che cazzo è sto sibilo? Ha funzionato. Posso parlarlo pure io, serpente, se è così. Ascia, guaiamma, ci vuole tanto. Nella cripta di Salazar ci sta l'uniforme scolastica trendy con gilet. Salazar era incredibile. Adoro le animazioni dei serpenti perché l'hanno ispirate tantissimo a quando Harry entra nella camera dei segreti. È veramente bella come cosa. Lo scriptorium deve contenere delle prove che dimostrino che la nostra identità è molto più estesa di quel che sembra. Noctua, a me mi dispiace dirtelo, ma secondo me Salazar Serpeverde era semplicemente stronzo e punto. Cioè non è c'è sta poco la sta di... Tua zia voleva cambiare le tradizioni di famiglia. Spoiler, non c'è riuscita. Poi sarebbe bello se all'interno di questo gioco hanno aggiunto roba interessante proprio al mondo di Harry Potter. Sarebbe figo se hanno ampliato la roba dei Salazar, dei Gaunt e compagni attraverso sta roba. Pesciolino e questo. Quello sta a vedere lo specchietto. Io mi sto prendendo le vipere in fronte. Quello sta a vedere lo specchietto, sta vedendo. Ma qua se chiude ce ne andiamo a fanculo, io ve lo dico, eh. Che c'è scritto là per terra? Oh, Crucio. Porca troia, quella è la zia. Lei è arrivata fin qua da sola. E non solo tu per entrare devi per forza, mi sa, usare Crucio. Quindi devi usarla. Una maledizione. Devi usarla pure su qualcuno e farlo soffrire. Fammi azzeccare, Sebastian. Tu le sai tutte. Eh? Sebastian? Tu se vuoi mi puoi seccare qui sul posto, vero? Le maledizioni senza perdono non funzionano se non si desidera fortemente metterle in atto. Volevo davvero causare dolore e non me lo perdonerò mai. Quell'incantesimo è il motivo per cui non ho più una famiglia. Tu e Sebastian dovrete trovare un'altra soluzione. E si chiama che moremo qua come degli stronzi. Questa linea di dialogo è messa per dirti, se usi Crucio, il tuo personaggio è cattivo, eh. Voglio vederla una persona buona mentre gli sparano gli Avada Kedavra, che cazzo fa? Se gli risponde con qualche altra madonna o sta... No, 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 prego, prego, prego. Mi uccida, non si preoccupi. Ma ovvio che le sa lanciare, ma te pare? Ma questo c'ha la faccia da cattivo, ma raga, io so che è brutto a disse. Ma lui palesemente è un futuro criminale. Palese. Cioè, l'hanno fatto talmente tanto macchiettona che è bella la backstory della sorella che non si sa che cazzo c'ha, però vabbè, dettagli. Tutte cose, bello, figo. Però
Oh, voglio impararla, ma lanciamela addosso. Insegnami la maledizione, ma non ho intenzione di usarla su di te. Lanciala tu a me. Non lo dimenticherò. Ma appare in alto a sinistra. Sebastian will remember that. Stiamo facendo roleplay. Il nostro è un protagonista legale e buono, quindi se li prende. No, ma lui c'ha palesemente proprio la faccia da stronzo. Cioè non da stronzo, ma da persona che pur di fare per la sorella farà del male. Crucio! Ma nelle palle? Va tutto bene. Va tutto bene. Va tutto bene. Ma io ti sparo un bombarda sui denti. Va tutto bene. Ma chi cazzo l'ha fatto il grande puffo? Cioè raga, è come se qualcuno prende una pistola, vi spara in una gamba. Tutto bene, fa male. Ma che cazzo stai a dire? Io se ero James, madonna mia, ti tiravo uno stupefacium qua. Allora facciamo così, perché non voglio diventare fastidioso. Su queste cose divento un rompicoglioni. Questa sarà l'ultima volta in cui commenterò sti dialoghi. Perché che tu mi spari crucio e mi dici va tutto bene, io te devo tirare una testata. Altro che incantesimo. Io ti uso l'incantesimo botta sui denti. Ma che cazzo vuol dire? L'ultima volta, perché Dio Cristo. E cosa è successo ai genitori di Sebastian? So che i suoi sono morti, ma non ho mai scoperto come. Una lampada difettosa aveva prodotto una tossina in odore che aveva saturato la stanza. Non hanno potuto fare niente. Non usavano ancora la magia. Che storia orribile. Già. Ecco perché non condivido l'imprudenza di Sebastian. Ho di fatto perso Anne. Non voglio perdere anche lui. Ti prego, evita quel libro come la peste. Scusate, ho capito male? Cioè i genitori di Sebastian sono morti soffocati tipo quando lasci la bombola del gas aperta? Cioè sono letteralmente morti come i vecchietti in Italia che vanno a dormire con la bombola del gas aperta? O mi sono perso qualche linea di dialogo io? Perché non riesco a collegare magia oscura e avere 6 a intelligenza per non capire che non devi lasciare il gas aperto. So che sta sminuendo, però a piccolo... Oh mio Dio! C'è il cucciolo, dov'è? Io pensavo spawnasse già tutto. Io voglio vedere un cucciolo di snaso. Ma che bello, quindi hanno fatto anche la versione baby. Ma questa raga, ma sapete che cazzo vuol dire? Potevano tranquillamente fare che spawnava, tornavi, perfetto. O ti mettevano l'icona di ok, sta cresce e cresceva. Bravissimi. Meglio lasciarla dov'è. Gli appunti dicono di lasciar stare la reliquia. Ascolta, era destino che la trovassimo. Destino un cazzo. Destino è che ti cade in testa mentre cammini per strada. Non che te infili in un buco e la vai a pia. Destino. Sto cazzo destino. Ma convinci in Faust. In realtà voglio convincere lui. Perché io la volevo lasciare qua la runa. Però vabbè, abbiamo capito. Questa è railroaddata fortissima. Sì, perché Sebastian, se tu invece di imbruttire la gente a cazzo ci parlassi, brutto rincoglionito. Porca troia. No, lo subito a muso duro. Sì, proprio un serpe verde standard proprio. T'hanno fatto con lo stampino. T'hanno fatto con lo stampino. No, no, lui ha la sindrome del coglione. Mi dispiace dirlo, ragazzi. Ma fatte furbo almeno, nel senso. Ma tu sei un futuro mangiamorte. Oh, stanno a fare un arrosticino gigante con Anne, mi sa. Imperio! Mio zio cosa si aspettava che facessi? La maledizione Imperius ha salvato la vita ad Anne. Quel goblin l'avrebbe uccisa. Io sono senza parole, ma no, non sono confuso, sono... Questo è l'apice di The Show Must Go On. Zio, tu potevi usare tutto per fermarlo. Tutto. C'avevi arresto momento, Nespelliarmus per disarmarlo, un bombarda per farlo esplodere, un incantesimo esplosivo per dargli fuoco, un incendio. Ti potevi teletrasportare da tua sorella per bloccarla, potevi fargli un flipendo, potevi fargli un accio, potevi fargli un cazzo di depulso. Potevi fare tutto. Tutto, porco, tutto potevi fare. Hai usato una maledizione senza perdono, a random. Cioè, tra l'altro neanche l'hai fatto per fermarlo e farlo andare a fanculo. L'hai fatto per farlo sgozzare. Ma sei coglione. Ma non è tanto quello aiute, è proprio la scelta di merda. È la scelta fatta col culo. Perché tu sai che stai qua in mezzo. Sai che è un incantesimo che non devi usare, perché è illegale letteralmente. C'hai tutto il repertorio di incantesimi. E giusto perché questa era la quest di Imperius, usi
Imperius, sei un coglione. Non me ne frega un cazzo. È la scelta sbagliata. È stato poco, ma è una maledizione senza perdono. No, non è questa la motivazione. Io, raga, ve l'avevo promesso che non avrei fatto più stirante, ma qua? Veramente, no. Tu insulti la mia intelligenza con questa cutscene. Tu insulti la mia intelligenza. Noi ci abbiamo. Arresto momento. Glacius, Levioso, Trasfigurazione, Flibendo, Descendo, Depulso, Accio. Ci abbiamo il cazzo di Confringo, Diffindo, ci abbiamo il Disarmo, ci abbiamo la Bombarda, ci abbiamo l'Incendio, ci abbiamo l'Ira della Madonnina. Imperio. Ma vattene a fangulo, Sebastian. Qua non è neanche fatto di essere cattivi o buoni, ed essere intelligenti. Grindelwald, secondo te come ci è arrivata a fa qua roba? Bravo, sparisci, rincoglionito. Se qualcuno mi rompe i coglioni e mi dice no, c'ha senso. Guarda, stavolta sto con te, è un coglione. Hai esagerato. Sebastian ha agito in modo avventato, è vero. Ma lo ha fatto per salvare Anne. Distinto? Con una maledizione senza perdono. Sì. Il fatto che tu stia difendendo Sebastian mi dice tutto ciò che mi serve sapere su di te. Sei colpevole quanto lui. Sebastian non deve mai più avvicinarsi a Feldcroft, né tantomeno ad Anne. Sì, sì, no, io come ho detto all'inizio, questo era un dialogo da cattivo. Non cambia un cazzo. Cambia il modo in cui lo dici, ma tanto loro, e lui soprattutto, lo dirà allo stesso modo. Cioè dirà sì in modo buono o sì in modo da stronzo. Non cambia un cazzo. Non siamo in Dragon Age Origins, non ci siamo, eh. Però guardate, questa roba è insultare l'intelligenza di un giocatore. Perché non me la dare la scelta se tanto non te ne frega un cazzo. Fammi impostare, sei legale buono o sei caotico malvagio. Perché, io ripeto, sotto il punto di vista di tutto, l'ambientazione, le chicche, le cheat, gli incantesimi, esplorare il mondo, gli animali, tutto è incredibile, De Cristo. Ma il vero tallone d'Achille de sto cazzo di gioco sono i dialoghi. I dialoghi e le reazioni e le interazioni che hanno sono al limite del sopportabile. Al limite, mi prendi per il culo. Perché lì, raga, che non sia per The Show Must Go On, che lui io ho usato distinto Imperio, ma che cazzo di significato già? Oh mio Dio, ma quanto è piccolo, quanto è cicciolo. Ecco, vedete, poi io vedo queste cose, mi si risolleva il morale, perché queste d'altro canto sono fatte di Cristo. Dai, è un attimo, facciamo come quei due sul server, ci abbiamo il voto dinamico. Studenti impiccioni hanno sempre quel che meritano. Signore, è sicuro di voler fare il mago oscuro con... Scusa, ma è il muro per Hogwarts? Ah no, ok. Cioè, raga, io pensavo, cioè, magari era voluto, ho detto ci provo, magari lo attraverso, c'è qualcosa. Forse conosco chi potrebbe farci stare un passo avanti. E chi sarebbe? Io mi incazzo, Se metto mi ha chiesto di non dire niente e glielo dice comunque, raga, mi incazzo, Qualcuno che conosce personalmente Ranrok. Mi ha chiesto di non rivelare il suo nome. È un goblin? Ti prego, dimmi di no. Lo sai che sono stati goblin a maledire mia sorella, vero? Hanno detto deve essere vista e non udita. Lo so, ma non tutti i goblin... Ma vedi che tu già hai specificato che è un goblin! Perché dovrei ascoltare chi non capisce niente? Ma vattene a fangulo, Sebastian. Non sai quello che stai dicendo. Prendi fiato un attimo. Oh, invece so esattamente quel che dico. Vedi... Incredibile. Porco Dio! No, io rimango qua. No, io mi rifiuto. Io mi prendo 2 minuti, perché sennò vattene a fanculo, Albi. Perché vedete, non è cambiato un cazzo. Perché noi non gli abbiamo detto il nome, però comunque lui si è incazzato perché è un goblin. Se noi avessimo detto il nome, ah, è un goblin, e si incazzava. Porca troia. Sì, no, ma io l'odio che prova Sebastian, lo capisco, Dark. C'ha senso. Il provare disprezzo per una razza che ha stato puttana, c'ha senso. La cosa che non c'ha senso è che tanto tu qualsiasi cosa metti, la storia deve andare come cazzo vuole a loro. È questa la cosa che mi fa incazzare. Quindi che ci metti a fare le scelte, sì. Una roba del genere, Dark, io la capisco, perché tipo, che ne so, su Dragon Age tu potevi fare, magari la famiglia di Malbeth era stata sterminata dai Gunari per chissà quale motivo, e quindi Malbeth, che ne so, parlando con Stan, provava un determinato ribrezzo, lo trattava male, gli faceva risposte de merda. Però là c'ha senso, perché c'è una struttura. In un gioco dove io dico sì o dico no e tanto va a finire sempre nello stesso calderone, io la vendetta la voglio. Chi ha fatto sti dialoghi in questo momento? Isidora, mi punti la bacchetta qua, mi togli sti pensieri. Fate malissimo, fate. Oh, ti ho fatto male. Signora, non faccia la sgarugina. Proteggo, stupefino. Bombarda.
signora, non faccia la signorina perché lei le apro il culo, non so se l'ha capito. Vogliamo giocare? E giochiamo. Dai. Dai, dai. Hai incantesimi base. Nessuno che attacca? Come mai? Stupidigio. Vantaggio. Glacius. Bombarda. Incendio. Protego. Stupidigio. Perché pensate di essere 5 livelli sopra? C'ho paura. Stavo a fare sto giochino. Stavo a fare. Oh, come mai scappi? E anche gli inferi. Attenzione, tutto. Bravissimi. C'avete veramente tutto qui dentro. Arresto un momento. Andrà meglio la... Incendio. Difendo. Taccio. Ah, perché sei grosso, cucciolo. Expelliarmus. Natti. Perché qua te li mettono apposta di livello alto, perché così tu c'hai paura. Come su Assassin's Creed, che voi eliminate gli eserciti, poi ci stanno quelle zone di intermezzo in cui entrate normalmente. È il libro dei doni della morte! Ma che bella st'idea! Ti servirà un mantello. Veramente bella esteticamente, perché una cosa che ho sempre adorato nei film è quando raccontano storie dei doni della morte, che c'è quell'animazione veramente fighissima in bianco e nero. È la morte, madò. Questo me l'ha fatto risalire di parecchio, figo. Eccolo lì, il mantello dell'invisibilità. Mantello misterioso. Non può essere. Ok, quindi adesso siamo incredibili. Il dato bello è che perché è anche un rifacimento della vera storia, no? Cioè magari adesso non c'è il viandante X, ma c'è lei, l'ha trovati. Oh, la bacchetta. Questo effetto qui comunque è veramente bello. Bombarda! Ah, è tipo all'U plus ultra. Ok, sono gli incantesimi più grandi. È tipo la pubblicità del ragù. Quello fai tu, ma è più grande. Minchia. È grossa come la tua capoccia, una semplice pietra. Questa pesa 5 kg. Madonna. Aia. La morte l'ha presa alla fine. Mi hai trovata. Madò, bella sto effetto qua. Ti è alzato dalla tomba. La statua finale noi la rivediamo nei ricordi rievocati dal fantasma di Niam. Che stai facendo? No, tu non è che estrai soltanto i sentimenti. Tu li assorbi. Sì, zia, ma tu sei cogliona. Ma tu sei stupida. Ma ovvio che è diventata malvagia, gente. Ma si assorbe il cancro. Lei estrapola il cancro e fa... Buono. Questa si sniffa il cancro, poi dice che diventa malvagia. Ma che cazzo vuol dire? Ma come ti viene in mente? Isidora stava inalando emozioni dolorose. Ha detto proprio inalando. Cioè io prima ho fatto per scherzare che si è sniffata. No no, si è proprio sniffata le emozioni negative. È stato preoccupante. L'ho trovato preoccupante. Com'è riuscita a ricavarne un potere? E come l'hai imbrigliato? Perché io ci ho preso fin dall'inizio. Io mi sa che ci ho preso veramente fin dalla prima live, perché stavo scherzando e facendo il cretino. Ma la magia antica è letteralmente essere uno stregone di D&D. È lì la differenziazione che ci sta. I maghi normali sono i maghi di D&D, quindi gente che ha il mana ma deve studiare per utilizzarlo, per applicarlo, per cambiargli forma e cazzi e mazzi vari. La magia antica invece è letteralmente essere uno stregone, ovvero tu fai le cose perché che sì, il tuo potere sono le tue emozioni, tu manifesti in determinate forme il mana tramite le tue emozioni, ed è per questo che Isidora è diventata così OP, perché letteralmente assorbe emozioni. Poi, che probabilmente se sia corrotta perché si è assorbita quelle negative, per forza di cosa, ha provato la prima volta col padre, letteralmente tipo droga, e c'è andata sotto. È letteralmente questa la cosa che stanno a fare qua, differenza tra stregone e mago. Sebastian, se posso sectusemprarlo, lo devasto. Se posso sectusemprarlo, lo faccio. In realtà l'ha inventato il nostro protagonista, il sectusempr. Che poi io me la sto a prendere con Sebastian, eh. E qua non sarebbe di pigliarsela con Sebastian, sarebbe di pigliarsela con chi ha fatto i dialoghi. Cioè comunque tutta la storia di Sebastian, il suo razzismo e altre cose, sono più che giustificati. Cioè ci stanno. Il problema è che hanno messo dei dialoghi che neanche la Chicco li fa così i dialoghi, perché di per sé lui c'ha delle motivazioni. È tutto quello che accompagna il problema. Non credere che mi sia dimenticato del tuo amico Goblin.
Però apprezzo il fatto che tu abbia... Poi di questo però con Juno in Faustus, per rimanere in tema, ti faccio una Dempsey Roll su qua la faccia. Da cieco. Tu così ti distrugge. Se fai qualcosa in Faustus... Mi sto lasciando sopraffare dalle emozioni. Oh, Bonnie ha capito. Tutta merda, ogni volta che uso un bombarda a più di 10 centimetri mi implode la faccia, ragazzi. Ciao bella, Poppy, come stai? L'unica che ancora non la prende le cinghiate. Lumos. Perché la usa? Poppy, facciamo le cose insieme, siamo già fidanzatine. No, si scherza ovviamente. A lei! Diventa direttamente la pelle è diventata. Madonna, che bello sto piccolo abortino. Non vedo l'ora di dire a nonna che ho visto la danza dei Munkalf ben due volte. La nonna comunque è palesemente parente di Newt Scamander. Mi sembri esitante, non devi parlarmi se vuoi. Calma. La notte in cui liberai alla forte è la stessa in cui fuggii da casa, dall'accampamento di bracconieri. Vengo da una famiglia di bracconieri. Oh, figo. Questo è un bel plot twist. Questo è un bel plot twist. Non l'avevo visto per niente arrivare. Donna, lei è più interessante di Sebastian, con due righe. Ho ricevuto un po' d'aiuto. Non l'avevo mai detto a nessuno. Ma sono felice di avertelo raccontato. Ma che tra l'altro... È bello avere qualcuno con cui parlarne. Oh, è per questo che mi ha colpito bene, perché giustamente, rispetto a tutti i dialoghi del cazzo, lei non è stata una che alla seconda volta che gli abbiamo parlato ci ha fatto... Guarda, mio padre e mia madre erano dei bracconieri. C'è stato un crescendo di lei che non sopporta i bracconieri, tu che gli dai una mano, che vi avvicinate, che chiacchierate, questo evento particolare, tipo le romance alla persona, no? Evento romantico, e lei si è confessata. Alla fine un personaggio ha fatto, beh, finalmente. Tra l'altro, vedete, si ricollega pure a tante cose. Si ricollega a un fottio di cose. Vi ricordate quando lei stavamo là al salone dello spinato? Dice, ah, ma avranno riconosciuto qua la mia nonna. Era perché lei faceva parte dei bracconieri. Quindi se l'hanno vista, l'hanno riconosciuta, cavano dalla nonna a fargli in culo così. Madonna, mi sto emozionando. Che hanno chiamato lo stagista. Però sto giro la stagista ha fatto meglio di tutti gli altri. Bravi. Così si mettono i semini, due cose. Grazie per esserti confidata con me. Però madonna, bello. Oh, madonna, come uno stupefacium in fronte mi ha preso questa quest. Bella cazzo. Io l'ho apprezzata perché c'è stata della costruzione. Ci sono state delle fondamenta che poi sono tornate. Perché lei che impanicava del magari mi hanno riconosciuto, lei che ricollegava che la nonna era venuta nei guai. E infatti mi sono chiesto perché dovevano andare da tua nonna random. Vanno dalla nonna perché è collegata a lei. Bravi, bravi. Number one. Per adesso lei è la companion number one. E ha fatto veramente poco, eh? 3, 2, 1. Sec tu sempre. Fino a questo momento ho cercato ovunque il deposito finale, tentando di reperire l'ultimo diario di Gradbarb. Mentre mio fratello sapeva già dov'era. Te lo stavo portando. Ma tu sei un coglione. Traditore! Sono contento. Ma che stai di? La seconda volta in cui io mi dovrei incazzare. Però è mezzanotte. Non sono stanco. C'ho 3 ore di sonno in corpo. Non c'ho voglia, ragazzi. Ma il fatto sta, lo sai qual è? È che mi piace il gioco. Fino a 2 minuti fa io ero contento. A me mi piace il gioco. È bello. C'ha un gameplay molto bello. D'ambientazione è figo. I dettagli sono belli. C'hanno una cura per tutto il mondo. Fantastico. Però queste cose mi fanno cascare. Ma in quel tuo cervello di merda da goblin, ma cosa ti fa venire in mente in continuazione? Entriamoci nella miniera dove mio fratello sta scavando. Se avevi il libro, mannaggia chi so io, ma perché non ci siamo incontrati a 3 manici di scopa? Cioè, se avevi il libro, perché qua? Cioè, io continuo a dirlo. Per adesso, miglior pezzo di trama e plot twist, quello dei Poppy. Quello dei Poppy. Ma anche perché potevi farlo in tutti i modi, no? Ma piuttosto che fate sta cosa, facci incontrare alla taverna. Ranrock, sospettoso, segue il fratello, ci vede che ci sta dando il libro, cazzi e mazzi vari, fa mio fratello mi ha tradito, fai nominare quel nome così si triggera, ok, lui lo sa, noi abbiamo il libro in mano, succederà qualche puttanaio per cui lui ce lo fotte, rapisce, magari il fratello lo rapisce, ce lo rifà vedere più avanti e lo ammazza più avanti. Perché farmi venire alla miniera? Cioè, un cervello per scrivere un minimo di senso logico, raga, non costa niente, oh, e su, ma che cazzo, cioè a me mi dispiace, perché allora, per chi mi ha seguito in tante live lo sa, io non sono così bellissimo
velenoso. Cioè, io veramente molte volte la merda dico cazzo bella, perché magari è fatta così, la merda. Però qua Madiri, qua me la caccio proprio dal cuore. So che qui vicino vive l'ultimo di una lunga dinastia di e quindi noi giustamente lo fotteremo. Cioè, vedete però che bello che è esteticamente. Ma lasciamo perdere la boss, ma che bello che è esteticamente. È fatto proprio bene. Cioè, qualcuno si vede che si è messo a modellarlo come Cristo comanda. Ah, proprio così. Scusate. È Dragon Trainer, infatti, è molto ispirata. Madonna! Mamma mia! Ok, è appena risalito a 9. Posso saltare? No. Posso attaccare? No. Posso soltanto caricare! Vedete quanto cazzo mi ci vuole poi a farlo risalire il gioco? È un attimo, per Dio! È un cazzo di attimo per me! Voto dinamico alla QDSS, adesso siamo a 9. Questo era 10. Porca zoccola! Madonna, carica di Salvini! Tornazione a casa loro. Madonna, però guardatelo che bello. Lui ballonzola sopra, torna a casa, non ha più i testicoli, ve lo dico ragazzi. Non so se qualcuno di voi è mai stato a cavallo, ma se voi a cavallo state 10 minuti così, scendete, non ve li sentite più i maroni, ve lo dico. Va, che bello. Ecco, vedi, vedete queste cazzo di cose? Io poi quando vedo queste cose, io mi dimentico del tutto. Io quando vedo questo coso qui, io mi dimentico di tutti i problemi di sto cazzo di gioco. Cioè, questo cazzo di gioco per me è amore e odio al massimo. Il mondo di Harry Potter è raffigurato veramente di Cristo. Poi parlano. Cioè, vedete, questa roba è fighissima esteticamente. È bella, cazzo. È proprio bella. È la culla del caos. Io non ti ho insegnato questo. Expelliarmus. Voi incantesimi difensivi a quanto pare non ve l'hanno insegnati, però vabbè. Beh, ecco, ma perché dovete andare sempre a finire a fare sta cosa? Mannaggia, chi so io. Ma gli qualcuno, ma gli vuole... Oh, grazie Zambagar. Che porca puttana, e ci vuole tanto, via. Oh, easy. Però peccato che sti cazzo di scontri finiscono sempre allo stesso modo. Ma Gesù Cristo, io sono contento in Animali Fantastici, perché in Animali Fantastici almeno gli scontri ci avevano letteralmente una persona che si metteva a gestire i combattimenti, come dovevi muoverti. E mi dispiace che cazzo allora ogni volta gli scontri devono finire con così con i raggi. Però cazzo, ma è possibile che ogni volta deve andare a finire così? Ma fatemi vedere il potere, no? Loro che cominciano a sparare gli incantesimi, bombarda, cose anche non verbali, appunto perché hanno la magia antica. Che ne so, prendono la roccia, la sparano addosso, se fanno un protego particolare. No, sempre sti cazzo di... sti cazzo di raggi che si devono schiantare. Ma perché? Io continuo a dirlo. La fight nell'Ordine della Fenice e Silentre contro Voldemort, non a caso, sono i miei scontri preferiti. Perché effettivamente sono scontri, cazzo. Sono scontri. Finisce sempre a Kamehameha come Dragon Ball. Eh sì. E non c'è traccia di Sebastian. Dai che è morto. Madonna, ve prego. Diventa un 10 il gioco, eh. Se è morto diventa un 10, ve lo dico. Io ve lo dico, perché quello si chiama karma. Il dialogo è un ictus. Ha detto talmente tante cose sconnesse in sto dialogo. Ah, è andato a chiamare lo zio. Ma grazie al cazzo che è andato a chiamare lo zio. Zio, ci sta un apocalisse zombie dentro a sto posto. Ovvio che è andato a chiamare lo zio. Guarda che ci aspetta come un testina. Questo è l'ultimo dialogo, ma io mi dovrò incazzare come una faina, eh. Lo sento nell'aria, lo sento. Ma io più che altro devo capire una cosa. Una reliquia che usa i morti per evocare inferi. A che cazzo serve per curare Han? Mo, a parte la merda, no? Ok. Ma cazzo serve? La sgozzi e la rievo. È un cazzo, giustamente. Ma cioè, con quale utilità potresti usare questa roba su Han? Ma che cazzo vuoi da me? Reliquia. Fermo. La reliquia. Accio, porco Dio. Io non c'ho parole. È stata una scena... andate una dopo l'altra. Perché quello che dice cagate, poi arriva lui, vede un esercito di zombie. Ah sì, distruggiamo la runa che li viene fermi. Poi, ah, tutti e due siete cattivi. Ma che cazzo vuoi da me? E mo duello. Sta cazzo di quest è un ictus. Ma cosa cazzo sto vedendo? Ma vattene a fanculo. Mo va, faccio vedere io. Non uso gli incantesimi proibiti perché è roleplay. Mo faccio vedere io il roleplay.
Mo te lo faccio vedere io il cazzo del roleplay. Vieni qua. Ma avete fatto girare il cazzo? Per Dio. Crucio. Madonna, dillo più incazzato, per favore. Dillo più incazzato, per Dio. Devono morire tutti. Tutti. Madonna. Madonna. Signor Sando, si fermi. Ma si fermi un cazzo. Mori, porca di quella puttana. È stato un momento di Berserker alla Evangelion. Più o meno è successo quello. Non lascerò che soffra. Avada Kedavra. The Pulse. No, oh, una che usa un incantesimo che non sia una maledizione a random. Questo doveva fare davanti a quel goblin. 90 minuti di applausi, una intelligente. Sviluppatori del gioco, so che voi mi state mettendo la musica triste perché è morto lo zio. Anne ha scelto di sacrificare l'unica chance, che non era una chance, di salvare. So che dovrebbe essere un momento triste, ma voi me l'avete messo sul tavolo come veramente il pagliaccio col naso che fa popi popi. Io non posso essere triste, io mi devo incazzare su queste cose. Tra l'altro bello che l'Avada Kedavra ha la forma della cicatrice di Harry Potter. Non me la fa usare. No, no, no. Oh, c'è Poppy. Ah, ma dai, 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 c'è Poppy, ragazzi. Dai, 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 che Poppy mi ha fatto risalire il gioco. Poppy, l'unica gioia e stella nella trama di questo gioco. Vieni qua. Noi non sappiamo che cosa abbiamo visto fino a che non si realizza. Noi non sappiamo ciò che abbiamo visto fino a che non si realizza. E grazie al cazzo investono in una persona, tu lì ti inventi. Ah, questo l'avevo sognato stanotte, l'ho visto in cielo. Cazzo. Però adesso abbiamo una delle cose belle del gioco. Abbiamo il Graforn enorme. Quindi usiamolo un po'. Usa la carica di Spiro, palesemente. Guardalo che bello, cazzo, però. Non è propriamente una scelta saggia fa sta cosa. Perché se ci stanno a seguire i contrabbandieri, cioè, ci sgamano dove stanno i bolcini. Anche se i draconieri dovessero arrivare qui, noi ormai saremmo molto distanti. Oh, una boccata di aria fresca. Ma ha risposto, mi ha detto, guarda, pure se ci hanno seguito, li sta a distrarre, cazzi e mazzi vari. Tempo che arrivano qua, noi abbiamo fatto quello che hanno fatto e non li trovano, no? Questa l'ha fatta veramente lo stagista. È l'unico che ha fatto una quest fatta bene. Madonna, ma quindi i bolcini sono qualcosa di greve? Io mo perché non li conosco? Ma no, dammi la scelta, faglielo fare a Poppy. Ma mettiti le mani in culo una volta tanto. Ma no. Oh, che bella sta cutscene però. È mamma e papà che vedono i figli nascere. Ma sono degli Angry Birds. Belle, belle le quest di Poppy. A mani basse le più belle. Certo, ma andiamo da Ollivander con le anime dei guardiani. Fammi una bacchetta. Forgia l'Elden Ring. Do che ti serve una bacchetta speciale e che mi avresti portato tu i materiali. L'anima di Malenia. L'anima di Michella. Ma chissà che bella poi la creazione della bacchetta. È una cosa che mi ha sempre intrigato un botto. Cioè, vedi, mostri, ma vedi, come se siamo nella sala da parto. È uscito, è un maschietto. Sta guardando gli oggetti, fa... Ah. Ah, e appiccica. Letteralmente. Zio, tu mi hai rotto talmente tanto i coglioni perché sei una macchietta. Lo dico sempre. I bambini devono essere visti e non uditi. Ci avevo preso. Tu sei proprio una macchietta. Avada Kedavra. Tu che cazzo l'hai tirata, Avada Kedavra? Ma su una cazzo che passava, ma che è un proiettile vagante come la camorra? Ma ancora. No, perché pure il mio non è verde? No, mi sa che era più forte. Spuff. Un attimo se voluto. Easy. Tanto io ci sto ragionando adesso. Il goblin bastardo stava scavando con le mega trivelle per arrivare qua sotto. Per arrivare da sottoterra al nucleo. Signori della magia antica, ma allora che cazzo serve sto posto se tanto lui ci poteva arrivare scavando con una trivella? Ha un grandissimo cazzo di... Proprio che gli incantesimi che proteggono il castello funzionino anche per le incursioni dal basso. Temo di no, ma ti assicuro che in futuro lo faranno. Ah, vabbè, che giustamente lo dicono, perché cazzo devi andare sotto Hogwarts? Questa probabilmente è la cosa più logica. Bello esteticamente, un piccolo tasso del miele incazzato come una faina. Io devo fare le prove. Loro scavano. Vedi che i goblin, tu gli puoi dire qualcosa. Vedi, sono intelligenti, sono furbi. Poco c'è sta da fare, ragazzi, sono furbi, più dei maghi. Che vuol dire? Oh, finalmente ti fanno vedere un professore che fa il cazzo di professore, porca puttana. Oh. Questa ripresa molto dall'Ordine della Fenice, tantissimo. E
I goblin sono riusciti a superare le magie difensive del castello. Non ci stanno sottoterra, da quel che mi ha detto il professor. Questa è una scena molto bella. Mi sa che è il momento Hollow Bastion, ragazzi. Per chi ha giocato Kingdom Hearts 2, quel momento in cui combatti con tutti i personaggi Final Fantasy. Prof, mamma mia, ecco. Oh, ecco questo io volevo fin dall'inizio, porca di quella puttana che mi facevi vedere la magia così. Pensate che mi sta hypando sto momento finale, eh. Mi sta facendo venire il Badongans Badongans. Prof, guardi che cosa ho imparato dopo scuola. Studio personale, questo si chiama. Adesso, come sono diventato forte, prof. Bravo, sì, si gira. Guarda, lo so fa pure io. Sarebbe stato il colmo. Fig sta qua per caricarti negativamente. Testa di ammazzalo. Cazzo di discorso è? Ma qua sembra di stare all'inizio di Dragon Age quando appare la tizia che te fa... la magia è brutta perché poi fa esplodere l'orfanotrofi. Sì, ovvio che se io prendo una pistola posso puntarla su un bambino e farlo esplodere. Però posso anche usarla per proteggermi da un ladro che mi entra in casa. È una cosa forte, quindi è cattiva. Io, raga, non so che scelta mette qua. Perché non ho una chiave di lettura che non sia è cattivo, c'è un potere molto grande dentro, intendo tenerlo chiuso. Vai, facciamo il finale da buono. Ma non capite quando è ora di arrendersi. Contenitore della magia antica, boom, esploso. Sauron. Oh, bello però. È un drago scuro. Bello come esteticamente però. Oh, siamo nel finale. Sconfiggi Ranrok. Bella la musica però. Molto molto carina. Cazzo stai a fa? Tipo, madonna. Che cazzo era? Era coso di Final Fantasy 14. Era Bahamut. Becca bas... Madonna. Un'atomica. Madonna, l'arena dei boss di tipo di Monster Hunter. Però, ti tocca dire, il boss finale, per quanto sia molto semplice, mi sta intrigando, eh. Mi sta intrigando. Il mood, la fight, la musica. Fico, fico, fico. Potere della luce dei bambini, questa si chiama a casa mia. Marca... Oh, sei sceso finalmente. Questa usa l'antica tecnica delle Radian di Monster Hunter, ragazzi. La carica a cazzo. Ma posso usare le bestie magiche? No, ma perché? Ti potevano far usare tutto quello che cazzo che ti pareva per la fight finale, no? Sarebbe stato figo poter cavalcare la bestia, caricarlo e tutto. E questa sembra una mossa di Monster Hunter. Quelle che ti fanno cartare subito. Sei più forte di quanto pensi. Ah. Il mondo magico non potrebbe essere in mani più capaci. Allora, il finale però almeno merita, eh. Fino adesso sta meritando. Bello. Così. Bravi tutti. Via. Affanculo. E all'amore? Per sua moglie Mari... Miriam. Ma capito, ma tu sei un coglione. Weasley, per favore, dire agli inceffone e mandala a fanculo. Guarda, l'ha percepito il vattene a cagare. Gli è apparso lo stand dietro. Il professor Fig rappresentava il meglio di tutti noi. Era incredibilmente intelligente. Possedeva una mente curiosa e brillante. E era il più leale degli amici. Ma forse ciò per cui gli saremo per sempre debitori è l'incredibile coraggio che ha dimostrato. Solo grazie al professor Fig. Beh, posso affermare che solo grazie a lui, se molte di noi e la stessa Hogwarts sono ancora qui oggi. Quelli che lo conoscevano bene sanno che è nostro dovere onorarlo come solo Hogwarts sa fare, affrontando con saggezza, equità, intelligenza e coraggio ciò che ci attende. Al professor Fig. L'unica che ha fatto bene. L'unica cosa che ha detto bene.
Ah, ecco. Ma scusate, ma nel trailer, ma quante scene del finale hanno messo? Hanno messo tutte le scene, perché giustamente erano gli unici che si salvavano. E quindi? Ma neanche dei titoli di coda? Siamo rimasti là, ci si sente l'armatura che sta sfondando l'altro amico, ragazzi. Ah no, ti fanno vedere loro che continuano a fare i compiti, a vivere ad Hogwarts. Ok. Oh, il molliccio. Di che cazzo hai paura tu? Madonna, questa in realtà è una cosa greve, eh? Che lei ha visto il tizio che ha sparato al padre. Guardate che c'è l'armatura rotta là per terra, ve l'avevo detto. Cioè, siamo rimasti qua. Oh, guarda che bella Poppy Tappina. Questo ricorda molto come siamo entrati la prima volta. L'eroismo di un certo studente durante l'attacco a Hogwarts, per non parlare del modo in cui eccelle in tutti i suoi studi, considerato poi che è appena arrivato. Ma ti vuoi sedere tu? Beh, a mio avviso direi proprio che meriti, diciamo, 100 punti per la sua casa. Non è d'accordo? Il nuovo Harry Potter. Già. La ringrazio, professoressa Weasley. Guarda tutti gli altri che fa, ma non vale, oh! Casa vincitrice! Vabbè, ah, però peccato, dai, figa come cosa, però. Ah, guarda la Poppy che bellina. Mi sono immaginato poi cambio di inquadratura, di scena rapida. Ci sta Sebastian con le catene in carcere. Che guarda il muro tutto il giorno. Quindi l'abbiamo finito.